Amici sportivi, amici del basket, ci siamo, gara 3, l'atto decisivo, la finalissima del campionato di Serie D Calabria, la massima espressione del basket regionale, dalla parte del campo i padroni di casa della Botteghere Basket, dall'altra Pollino di Castrovillari. Chi vince questa vince il campionato e otterrà l'accesso per giocare il campionato di Serie C Silver, grazie ovviamente all'ennesima riforma distrettuale della FIFA, avvenuta ormai 2 anni fa. In caso di vittoria del Pollino, Castrovillari otterrà il pass per la C Silver della Campania. Invece, qualora vincesse la formazione bianco-blu, i ragazzi del presidente Musolino otterranno il pass per la C Silver Sicilia, considerando che non c'è più la Serie C in Calabria, ma questo è un altro discorso. Siamo reduci da 2 gare, da 2 volte diversi, la prima a Reggio Calabria su questo campo una settimana fa, la seconda a Castrovillari qualche ora fa, 48 ore fa. Al momento lo abbiamo anche scritto chiaramente, Pollino parte col fattore dei pronostici, anche perché in gara 2 c'è stata una ghiotta risposta, una bellissima risposta. Arbitreranno la sfida due dischetti inediti per questa serie, è la terza coppia che viene cambiata, ovvero Matteo Migliaccio, arbitro di Serie B, e Gianmarco Greco, arbitro reduce dalle finali nazionali Under 15, arbitrante in C Gold. Allora, buonasera anche a Luigi Gangeri qui accanto a me. Buonasera Luigi. Una buonasera, qua si prospetta una partita davvero molto molto emozionante, da dentro fuori. Assolutamente, accanto a me sul trespolo abbiamo il coach Armando Russo, che proverò a interpellare ogni tanto. Siamo praticamente stretti a Castrovillari, sinceramente c'era molta più gente, molto più tifo, però anche qui si sta belli strettini, modello sardine, fa caldo, sembra di stare a Bagnara, o forse no? No, a Bagnara fa più caldo, soprattutto in questo periodo. Allora, io saluto Gianluca Loisio, sempre presentissimo, uno dei bomber dell'ultimo decennio nel basket a Castrovillari. Qui accanto a me c'è anche Alessio Gioia, che è un po' il simbolo del basket nel Pollino. Io lo ricordo, ma forse eravamo piccoli, ci conoscevo da piccoli ormai, quindi porto sempre con me un grandissimo ricordo di Alessio, che è qui accanto a me. E ci aspettiamo un partitone, sinceramente, una bella bella partita. Nel frattempo si sta spostando il canestro, anche perché tra primo e secondo quarto ci sarà la gara delle schiacciate. No, sto scherzando ovviamente, è per stemperare gli animi, ragazzi, anche perché è la finalissima e quindi un po' tutti ci tengono a vincere. E ovviamente parto con le formazioni. È chiaro che, come dicevo poc'anzi, siamo reduci da gara 2 a Castrovillari, dove abbiamo immortalato le due squadre. Questa è la formazione del Pollino, vedete anche Alessio che è proprio in foto accanto a coach Silella e coach Costantino D'Atri, e poi la Botteghere Basket di Antonio Musolino e del coach Eugenio D'Attola, al secolo lo sceriffo. Saluto anche coach Mario Marrone in collegamento, un grande abbraccio, e partiamo con le formazioni, partendo ovviamente dalla compagine di Castrovillari. Ovviamente c'è il totem Luca Gazzineo, il capitano Filco, Giuseppe Iazzolino, Antonio Donato, Paolo Leonardi, Davide Campilongo. Si procede con Francesco Borgesano, Flavio Zicari, Gabriele Malai, Gabriele Colaci, Raffaele Rennis e Matteo Maurelli. L'allenatore è, come sempre, Isidoro Silella, accanto a lui Costantino D'Atri. Per quanto riguarda invece i padroni di casa della Botteghere Basket, il capitano Santo Vazzano, il numero 7 Matteo Costantino, la guardia Rogolino, Salvatore Motta, Michele Fricoco e Francesco Cimino. Si continua con l'allenamento per gara 3, Michele Zirilli, luogo del giovane Riversato, entrambi giovanissimi, Gianni Faraci, Gabriele Curciarello, Giovanni Centofani, Gianni Crupi e l'intramontabile Ciccio Catanoso. Si fa sentire nel frattempo il pubblico di Fede Bianco-Blu, l'allenatore ovviamente per la Botteghere Basket è lui, lo sceriffo Eugenio D'Attola. A vedere i due quintetti, vediamo prima andranno in campo i due staff tecnici. Allora, qui sportivi che ci seguono anche questa sera, numerosissimi, un bel tour de force. Questo qui sono state fin dal quarto di finale le serie bellissime. Abbiamo appunto Armando Russo qui accanto a noi, che è stato protagonista della serie bellissima contro la Botteghere Basket col suo Bagnara, e parleremo anche di questo. Bagnara che aveva sconfitto clamorosamente, aggiungerei, nel quarto di finale la formazione degli Stingers, formazione
davvero accreditata. Bello l'abbraccio tra Luca Gazzineo e gli avversari, abbraccio un po' tutti il fuori categoria per eccellenza di questo campionato, con esperienza anche in Serie 2. Prima ho visto una tifosa di Luca che ha addirittura la maglietta di Legnano Knights, dove giocava Gazzineo fino a qualche anno fa. I due quintetti, Sigari, Campilongo, il capitano Filippo Donato, e Gazzineo per Cozzilella, l'altra parte Botteghe le Basket, con Ciccio Catanoso, Pucciarello, Costantino, Trupi e capitano Santo Bazzana. Saluto anche il grandissimo Filippo Latella, il Levriero. Torna presto, caro Levriero. Siamo prontissimi per la palla, due partiti. Primo pallone è tutto per il Pollino. Capitano Filippo, passa la palla a Sigari. Firma Luca Gazzino, l'impatto del giovane Gabriele Curciarello, può spingere la Botteghe le Basket, Santo Bazzana fino in fondo, errato il passaggio, Donato la prende, poi la palla di scivola, la palla in alto. Saluto anche un coach che ha vinto un bel titolo regionale proprio a Castrovillari, nella finalista tornò un decennio fa contro l'Audax, ovvero coach Alejandro Fiorito. Prima parlavamo proprio di quella partita, anche perché insomma tra il pubblico c'è anche Simone Agostino, che era giovanissimo in quel rosso e non giocò la finale. Nel frattempo Santo Bazzana subisce il fallo. E a proposito di Castrovillari barra San Demetrio Corone, saluto tutta la famiglia De Marco e Vincenzo che sono collegatissimi, un grande abbraccio Vincenzo, speriamo di vederci quanto prima. Si può ripartire, attacca Curciarello per Giovanni Crupi. Crupi prova ad andare dentro, scarico per Ciccio Catanoso dall'Asia. Super canestro! Dalla parte c'è il controllo dell'immediato, flash Sigari, dove il tiro, subisce il fallo, un contropiede iper repentino del Pollino, 3-0 dopo la bomba di Ciccio Catanoso, fase ampiamente di studio, però si comincia a far canestro, 9-20 a giocare, tocca partire bene. Sì, qua davvero Botteghelle che parte bene, Castrovillari che non è da meno, infatti ora si vola in lunetta per due tiri liberi, però davvero si prospetta una partita infernale, già lo si può sentire, infatti qua sbaglia già il primo, anche perché davvero tantissima tensione già dalle prime battute. Il pallone peserà tantissimo, il giovane Zicari, ottimo in gara 2, fa 0 su 2. Il rimbalzo però è un extra possesso, grazie alla duttilità di un uomo importantissimo come Donato. Intercetta Giovanni Crupi, non riesce l'alto basso da Campilongo a Gazzineo, dall'altra parte è già pronto Gabriele Curciarello, passa la palla a Ciccio Catanoso. Difesa uomo contro uomo per il Pollino, attacca Ciccio Catanoso, passa la palla a Bazzana. Bazzana 1-1, fine in fondo. Sotto di me la signora Franca esulta, 5-0. Cappottino Botteghelle, l'alto passo non riesce ancora una volta, ha dato nuovamente l'alto passo da Campilongo a Gazzineo, e Crupi col suo salto intercetta anche questa, ancora Crupi per Catanoso, la ferma Costantino a 3, non va a rimbalzo, però svetta l'esperienza di Ciccio Catanoso, infastidito dall'ottima difesa questa volta di Luca Gazzineo. 8-26 sul cronometro, può spingere la formazione del Pollino a calcio del primo canestro, ancora Crupi, anticipo scatenato Gianni Crupi in questo inizio, dall'altra parte lo zio Costa fino in fondo, ottima difesa di Gazzineo, costringe al passaggio mirabolante Costantino, dall'altra parte Crupi ancora per Catanoso, cerca il ribaltamento, no, inizia a palleggiare, ora per Curciarello, la ribalta per Bazzana da 3, capitano sul ferro, si immola Gazzineo, ma la strappa Marco Costantino come se fosse un pivot. Ciccio Catanoso da 3, non va, non riesce il cappotto vero e proprio alla formazione bianco-blu, anche se con questo caldo di cappotto ce ne sarebbe davvero poco bisogno. Filippo, tiro e tiro del capitano, non va, Luca fa la voce grossa, sbaglia ma subisce il fallo, saranno due tiri liberi per il numero 2 Luca Gazzineo. Dovrà fare grande attenzione nel provare a contenere i lunghi avversari la formazione bianco-blu, anche perché la caratura di atleti come Gazzineo, lo stesso Donato, Paolo Leonardi che è in panchina, è davvero impattante complessivamente nella serie. In lunetta, come detto, c'è Luca Gazzineo, realizza il primo, si sblocca il Pollino, 5-1.
35 da giocare. Ciccio Canaloto viene in fondo, in mezzo a 3. Sbaglia, si immola Costantino, la strappa per un attimo, ma c'è già Zicari, che è una scheggia, già dall'altra parte. Serve il capitano, senza il suo filtro. Filtro, per Flavio Zicari. Ora in posto il Gaggineo, ancora per Filtro. Filtro in palleggio, blocco di Gaggineo. Gaggineo linea di fondo, fino in fondo, scarico per Zicari. Zicari prova ad andare dentro, fino in fondo, prova il tiro. Lo realizza con l'aiuto dell'amico Tabellone. 5-3, gara riaperta. Tanto, tanto carattere per il classe 2004, Flavio Zicari. La partita è già incandescente, siamo soltanto alle prime battute del primo periodo. Attacca Giovanni Crupi, parte con la mano esterna, fino in fondo stoppato fallosamente, dice l'arbitro Gaggineo. Bella la sfida, della sfida tra Crupi e Gaggineo, senza dubbio. Sì, davvero, davvero molto bella, e può davvero riservarci tante emozioni, perché da un lato c'è comunque l'esperienza di Gaggineo, anche appunto per le leghe superiori in cui ha giocato, ma dall'altro c'è anche la freschezza di Crupi, comunque più giovane. Quindi può esserci davvero tanto spettacolo. E appunto io prima fallo sul tiro di Gazzino su Crupi, ora viceversa. Quindi davvero belle, belle giocate. Sì, e aggiungerei anche i due recuperi sull'alto basso di Crupi, che sono stati abbastanza significativi. 5-3, sbaglia il primo, Gianni Crupi. Ancora Lunetta, l'ex giocatore di Tiera Nuova Gioia, scuola di basket Viola. Sbaglia il secondo, 0-2 per lui, e si può ripartire con l'attacco dei rossoneri, i lupi del pollino. Antonio Donato in palleggio. Donato, forse anche non ci mette una mano. Flavio Zicari, ancora lui, con caparbietà, serve Antonio Donato. Sul contatto, ancora un passaggio per Gaggineo, e certo uno spiraglio. Sfiora il gioco, dai 3 punti, Luca Gaggineo. Bella la sfida, nella sfida tra Gaggineo e Crupi, che stanno duellando anche lontano dal pallone. Sì, sì, è l'unico modo, penso, che abbia dato la di mettere un corpo quantomeno simile, atletico, per poter reggere. Giovanni sta facendo una gran bella difesa in anticipo, perché si sta applicando, probabilmente perdendo qualche energia in attacco, però è indispensabile per il Botteghelle cercare di contenere Gaggineo, altrimenti diventa un fattore determinante. Ricordiamo l'arbitraggio questa sera fuori categoria, c'è Matteo Migliaccio dalla Serie B e c'è Gianmarco Greco, fresco di finale Under 15, 5-4, Luca Gaggineo ha l'opportunità di pareggiare i conti. A rimbalzo Paolo Donato e Zicari per la formazione del pollino, per il Botteghelle proteggono il canestro Pazzano e Crupi insieme a Catanoso, ma non ce n'è bisogno perché Luca Gaggineo fa 2-2, 5 pari. Tutto da rifare per la Botteghelle, che aveva firmato il 5-0. Pollino è già con il conto pari. Marco Costantino in palleggio, tanti palleggi per lui, scarico sull'esterno per Vazzana, fronteggia, prova ad andare dentro, prova a scardinare la difesa con il ribaltamento da Costantino a Curciarello, ora per Ciccio Catanoso, si sbraccia lo sceriffo dietro di lui. Catanoso per Curciarello da 3, lungo, stavo scrivendo 24, la furbata del nero, super canestro e super furbata del capitano Santo Vazzana, 6-5, 6 minuti a giocare. Un cambio per il sesto fine, ma lo raccontiamo tra poco. C'è l'ennesimo recupero di Crupi che non riesce a trattenerla, e il suo tapout diventa un assist per gli avversari. Grande lavoro energico per Giovanni Crupi, che è indubbiamente tra i migliori dei suoi fino al momento. E si è alzato long two di Luca Gaggineo, di gran carriera. Ancora una volta parità, equilibrio. Attacca Marco Costantino, classe 1988. Passa la palla a Gianni Crupi. Crupi va dentro con la mano esterna, realizza. 5-24 a giocare. Attacca la formazione rossonera. Davide Campilongo, MVP assoluto di gara 2, grazie alle sue triple pazzesche. Attacca il pollino. Filpo, sul contatto. Filpo, passo, tiro. Non va, la recupera Santo Vazzana. Fatto il contropiede a campo aperto, un po' troppo aperto. Palla a un tifoso. Marco Costantino non ci arriva, reclama calma. È pronto un cambio, entrerà in scena Paolo Leonardi. Da una vita nel basket di Castrovillari si andrà a accomodare in panchina Donato. Non dovrebbe esserci time out, esattamente, si gioca quando sono trascorsi 5 minuti. Dunque siamo alla metà del primo quarto. Attacca Davide Campilongo. Campilongo contro Ciccio Catanoso, ora per Francesco Filippo, il capitano. Carico per Leonardi, ripassamento per Zicari, ancora per Davide Campilongo, il suo tiro è un tiro pazzesco.
percentuale alla Clay Thompson per Davide Campilongo, 9 pari, 4,43 a giocare dall'altra parte. Curcello prova a mettere il ritmo, passa la palla a Gianni Crupi, 1-2-1 cambiando lato, direzione, ma sbaglia la conclusione. Dall'altra parte è già pronto il pollino per provare a trovare un vantaggio. Leonardi per Francesco Filippo, il capitano, finta, doppia finta, ora per Leonardi dal suo posto, solo Cotone, il primo vantaggio del pollino, 9-11. Volano in vantaggio i ragazzi di coach Isidoro Silella. Crupi riflette, Bottegelle probabilmente ha subito il colpo, Ciccio Catanoso e tutta la sua esperienza, scontro generazionale contro Zicari, finta, passa giù l'esterno per Cucciarello che alza il tiro da tre, non va, fa buona guardia con Santino, non subisce il fallo, è evidente, di più il comandante per due tiri liberi e insomma Pollino, grandissima gara dura, ha preso le redini del match temporaneamente. Sì, attualmente Pollino che era partito comunque con un po' più di difficoltà, che in questo momento sta trovando fiducia. Intanto Costantino sbaglia il primo, quindi Pollino che si è portato avanti in questo momento nel punteggio al momento basso, ma perché appunto la palla pesa tantissimo, appunto visto tanti sbagli liberi. Costantino che realizza il secondo. Quindi intanto cambio, entra Motta, vediamo chi fa uscire il coach Curciarello. Quindi sì, un cambio che cambia poco a livello di tattica, ma comunque per mischiare un po' le carte ci sta. Entra l'effervescenza di Sasso Motta, prodotto jumping di Umberto Gira. Pollino supera la metà campo con destrezza, superando la press di casa Bottegale Basket. Paolo Leonardi ancora resto il tiro sul ferro. Aspetta il capitano Santo Vazzana che si ferma. Gioco riflessivo per la Botteghelle, non dietro a Costantino che è pronto a detonare, questa volta un assist per Salvatore Motta che circunnaviga l'area, passa la palla a Santo Vazzana, ribattimento in diagonale per Marco Costantino, bello il passaggio, bella l'idea, Motta, anche se Gazzino l'aveva intercettata, Motta viene in campo passando da Crupi, bomba posizione centrale, Gianni Crupi 13-11 contro Sorsetto Piazzaglù, ancora Crupi scatenatissimo, Giovanni Crupi, il longilineo di casa bianco-blu. 3-19 a giocare, rimessa del Pollino, partita allora attacco, non c'è tempo, allora attacco da Paolo Leonardi che se la ride, non è così d'accordo, va a far lottare Firpo con l'arbitro Migliaccio. Nel frattempo ancora un cambio, lo sceriffo Eugenio D'Acqua la manda in campo, l'esuberanza di Enrico Rovolino in luogo dell'esperienza di Ciccio Catanoso, che sono sicuro rivedremo tra pochissimo. 3-17 a giocare, si riparte con la rimessa a Bottegale Basket. Costantino, Motta, Rovolino, Crupi, l'uomo del momento è Santo Vazzana per il bianco-blu. Dall'altra parte il Pollino a schiera, Zicari, Filippo, Campilongo, Gaggineo e Paolo Leonardi. Attacca Enrico Rovolino, blocco di Crupi, non c'è pick and roll, passa la palla a Vazzana, alto basso complicato, ma riesce, fallo di Zicari su Giovanni Crupi, lo dicevamo prima, Giovanni Crupi, una vera e propria spina nel fianco per la difesa di Castrovillari, è partito veramente carico a molla, nel frattempo è arrivato anche il papà di Ciccio Catanoso che non so se riuscirà a trovare posto. Il papà di Ciccio è realmente un'istituzione, segue il figlio fin dai primi passi al mini basket, alla cestistica Piero Viola, al liceo Vinci negli anni 80. Nel frattempo due tiri liberi per Giovanni Crupi, ha trovato posto il papà di Ciccio, quindi ci siamo. 14esimo punto Bottegale Basket contro gli 11 del Pollino. Saluto Mario, no, ancora non è entrato Francesco Borgesano, ma sono sicuro che lo vedremo in campo tra pochissimo. Sbaglia il secondo Crupi, sporca ancora di più le tue percentuali che non sono buone, anche se sta giocando il partitone. Dall'altra parte è entrato questo signore qui, Rennis, non va, pure il suo rimbalzo che fa per Leonardi, per lo specialista Campilongo, non va a rimbalzo offensivo, c'è Paolo Leonardi, ancora per Rennis, tira Rennis, non va ancora, la recupera ancora Campilongo, extra possesso per Paolo Leonardi, porta a difendere, ora per Rennis, Raffaele fino in fondo, realizza Raffaele Rennis, lui è consapevole, ma Rennis è uno dei miei giocatori preferiti. Alessio, Rennis è pazzesco, insomma. Rennis all'estero, alla velocità, è quel sì. Giocatore che non ti aspetti ma ti toglie l'entrata. Fantasista alla Domenico Morfeo, insomma. È lui. Sì.
Domenico Morfeo, insomma, per gli amanti del calcio vintage, era un grandissimo fantasista ai tempi dell'Atalanta, poi si è un po' perso per strada. Nell'Inter, pure. Sì, ma l'Inter non è che ha reso molto nell'Inter, Morfeo, comunque. Sì, noi ogni tanto usiamo questi paragoni di uno sport minore. E, insomma, saluto anche il mio amico Luca Laganà, che dopo un anno apprende dal veterano Mike Di San Brunello. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, sì, sì, sì. E devi sapere che qui in mezzo a noi c'è anche tuo fratello Marco, ma manchi soltanto tu, e qui c'è un sold out pazzesco. Mi chiedono anche se è passato il Giro d'Italia. Allora, no, in questo momento il Giro d'Italia, no, biciclette non ne abbiamo viste in questo momento. Il tifoso Mimmo c'è, ma la bicicletta non l'abbiamo vista. Evidentemente il presidente Musolino, diciamo che gli ha detto qualcosa, evidentemente. Comunque qua si sta per ripartire. Non c'erano stati cambi, quindi alla battuta vediamo Rogolino. Raffaele Rennis ritorna in clima gara, lui ha voluto fortemente giocare gara 2, l'ho anche detto nell'intervista, no, non ero assolutamente al top, però ci volevo essere. Si può ripartire a 2.33 a giocare un punticino di vantaggio per la formazione di casa, che prova il tiro con Kruger, è lunghissimo, si è visto. Campilongo non riesce a trattenerla per la rimessa bianco-blu. Cici Sebastiano, che Domenico Orfeo oggi gestisce dei ristoranti a Parma. Beh, buon per lui. Sono sicuro che sia Polloni che Minotti andranno sicuramente a pranzo da lui, e anche il grande Bucci. Attacca la formazione bianco-blu. Tanto va Zana per Saso Motta, che non c'entra nulla con Tiago Motta, è un'altra storia. Rogolino da 3, non va, a rimbalzo ancora Motta, prova a sporcarla, ci riesce, non riesce a trattenerla. Saluto anche il mio amico Gino Agostini, sappi che fortunato è tornato in città, quindi ti porterà la magliettina in Reggio Canestro al più presto, stai sicuro. Caro fortunato, lo so che poi te la riascolterai. Qui c'è Luigi che aspetta la maglietta, suo fratello Aldo pure, Armando pure, insomma, datti un po' da fare. Rennis percorre tutto il campo e subisce il fallo. Estro e fantasia per Raffaele Rennis, che volerà lunetta per due tiri liberi. Come potete vedere, gioca con una fasciatura abbastanza evidente al polso, procuratasi in gara 2 a Gioia Tauro. Cambio Pollino, lo aveva chiamato prima il nostro amico Mario in collegamento, reclamava a gran voce il numero 13, Francesco Borgesano, eccolo, accontentato, come lo puoi ben vedere, con delle scarpe verdi fluo. In lunetta Raffaele Rennis. Solo Cotone, il pareggio del Pollino, 14 pari. Ancora una volta in lunetta Raffaele Rennis. Fa 2-2 il vantaggio dei lupi. 2 minuti da giocare al termine del primo periodo. Fa caldo qui al Boccioni di Reggio Calabria. Salvatore Motta fino in fondo, scarico intelligente per Rogolino, lo specialista da 3, lungo, a rimbalzo c'è in due tempi Rennis con la collaborazione di Gaggineo. Rennis che si tocca il polso, forse il pallone gli è carambolato proprio lì. Alto basso, Leonardo per Gaggineo, ma Grupi fa ottima guardia, è scatenato Gianni Grupi a campo aperto, sembra un cavallo pazzo, poi serve Motta, ora per Costantino, ancora per Rogolino, ancora per Costantino, tutto in rima, Costantino per Salvatore Motta, prova ad andare dentro fino in fondo, c'è il tiro al limite dei passi, stoppato in chiave sonora da Paolo Leonardi, che dice no, benvenuto in Serie D, si può ripartire. Il veterano Paolo Leonardi non è nuovo a questa tipologia di situazioni davvero d'impatto. Dall'altra parte Rennis prova il passaggio, questa volta complicatissimo, ma ancora Grupi che non vuole fare l'apertura, vuole fare tutto solo fino in fondo, realizza Gianni Grupi come treno uscito dalla foresta, 16-15, è sorpasso il Bottegalle Basket, scatenatissimo Giovanni Grupi, vuole vincerla. Dall'altra parte Francesco Borgesano fino in fondo, sbaglia la conclusione, si combatte a rimbalzo, l'ultimo tocco è del bianco-blu, è del capitano Santo Vazzana, ultimi 39 secondi a giocare, si ripartirà con la rimessa per i lupi, reclama difesa 1-1, Eugenio Datto dalla sua panchina, anche Isidoro Sidelle davanti ai suoi, pronti a suonare la carica. Borgesano alla battuta, passata al capitano Filippo, Filippo per Gaggineo in posto, va dentro Luca, subisce il fallo,
di Santovazzana. Saranno due tiri liberi per Luca Gazzineo. Attenzione alla situazione, falli di Santovazzana, attenti al tavolo, alla segnalazione. È il secondo fallo per Santovazzana. Sono sicuro che il coach D'Attola proverà a preservarlo. Adesso Parlotta con lui, no, lo rischia, lo tiene in campo. Giustamente Giovanni Centofanti gli va a dire, vedi che ha due falli, tant'è che lo ascolta e il coach manda in campo Francesco Cimino, il rapper. Sbaglia il primo nel frattempo Luca Gazzineo. Saluto anche la famiglia Sant'Ambrogio che ha preferito vedersela da casa con l'aria condizionata. 36 secondi a giocare, a 0 su 2 Luca Gazzineo. Che discrepanza col nostro cronometro che riparte soltanto adesso. Attacco bianco-blu, Rogolino, scarico per Giovanni Crupi. Ancora lui, scarico per Salvatore Motta, ancora per Costantino, ribattamento per Vazzana, Vazzana va dentro, ancora per Rogolino, finita la tripla, potrebbe scaricarla, no, proprio un layup creativo, ma non efficace, sfortunatissimo Enrico Rogolino, la palla ha danzato sul ferro, anzi ha girato attorno al ferro, come un 45 giri, 16 punti, 6 secondi a giocare, Renni, se la vede lui probabilmente, va dentro, scarico per Borgesano, ma finisce il tempo. Non si sente nulla, aveva segnato Borgesano, ma il tempo era scaduto almeno 4 secondi fa. Non si è sentito praticamente nulla e questo ha penalizzato la formazione di Castrovillari, indubbiamente. Sembrano lontani i tempi della bolla NBA, quando si doveva giocare per forza, anzi si ipotizzava di giocare con le mascherine. In questa stagione si sta per ritornare un po' tutti alla normalità. Anche se poi vedere Mimmo con la bicicletta che passa in mezzo al campo durante la nostra telecronaca non mi sembra così normale. Una piccola analisi, Luigi, di questo primo quarto. Indubbiamente se ci fosse un MVP sarebbe Giovanni Crupi, che sta dimenando come un forsennato fino al momento. Sì, senza dubbio, in questo primo quarto la differenza la sta facendo Giovanni Crupi, perché in questo primo quarto, quindi in questo inizio, la scelta di coach D'Atto di far partire Giovanni Crupi dall'inizio sta dando i suoi frutti, perché in genere partiva Rogolino, ma in questo momento ha voluto dar fiducia appunto a Crupi, che la sta ripagando e ha fornito davvero una prestazione davvero ottima, anche perché magari con la sfida nella sfida con Gazzineo si è saputo esaltare, perché comunque trovarsi davanti un giocatore come Gazzineo non può che esaltarti, e Crupi si è esaltato benissimo. Quindi in questo primo quarto avanti botteghelle di un punto, ma c'è una sostanziale parità, davvero le due squadre si equivalgono in questo primo quarto. Assolutamente, io condivido la tua analisi, è tutto più che aperto e mi dà un grandissimo assist il dottore Alberto Polimeni, che saluto, e mi dice: ma a Castrovillari giocano sempre gli stessi a 15 anni. No, il problema è che tu hai giocato quella finalissima con l'Audax persa contro il gruppo di coach Fiorito, che schierava Filippo, Campilongo, Paolo Leonardi, non c'è Benvenuto che ha smesso l'anno scorso per ragioni lavorative, Rennis non è lui ma è il fratello, quindi fondamentalmente ti ricorda sempre la stessa squadra. E sugli spalti c'è anche Simone D'Agostino in compagnia di Manu Gallo qui presente, quindi insomma sì, assomiglierebbe. Anche se ti posso garantire che il signore che è qui accanto a noi, Alessio Gioia, è molto più istituzionalizzato dalle parti del Pollino, lui, Onofrio Massarotti, Massimo Festa, i vari Colaci, De Santis, sicuramente qualcuno, non me lo ricordo più, De Septis, scusa, De Santis giocava a Palmi, sto perdendo colpi pure io. Andiamo, sto diventando come coach Sergio Sant'Ambrogio, che l'altra volta parlava di giocatori che non esistevano. Che saluto Sergio, saluto anche Davide Durantini in collegamento, ciao Davide, si può partire. De Septis, che poi era quel playmaker biondino, play guard, è giusto, sì. Come? Esattamente, io reggio proprio la cazzo io. Poi c'è anche il presidente Pierpaolo, che abbiamo qui sotto, insomma. Corsi e ricorsi storici. Saluto Davide, sono qui accanto a Luigi, che ti ha intervistato qualche settimana fa in vista delle finals, e poi non è molto bene per te, Loggio Costa. Costantino da due punti, 18-15, 9-30 sul cronometro, più 3, mini vantaggio Botteghelle Basket, 17 secondi a giocare, attacca Filippo, ora per Leonardi, Borgesano, alto basket, Gazzineo per Gianni Crupi,
Gazzineo punta nei gruppi, chiedo scusa, sbaglia Simola Borgesano, non riesce a far canestro, botta in mezzo a due, la tiene in campo al limite dei passi con il suo arresto, non sanzionati probabilmente. Dall'altra parte Krupi, scarico per Costantino, Costantino per Gianni Krupi, prova il tiro, alta pallone Gianni Plexiglas, 20-15. Dall'altra parte Leonardi, non va, ancora Krupi, batte il contropiede, passaggio per Sasso Motta, è il momento Portogallo Basket, giro pazzesco di Motta, non fatelo vedere i bambini nel mini basket, cosa ha combinato Sasso Motta, Gianni Sassofanti si trasforma in capo di forza, è il primo vero break della partita, magari amici sportivi, è lunghissima, si fa sentire il pubblico di Reggio Calabria, carichi a molla, che fondamentalmente sono i ragazzi dell'Under 16 del gruppo Jumping. Armando, il primo vero break di questa sfida, bello il canestro, anche pericolosissimo, di Salvatore Motta, ma è indubbio che Gianni Krupi sta facendo realmente pentole e coperchi. Assolutamente, assolutamente, la differenza, Giovanni è entrato come deve, come avrebbe dovuto da quando ha cominciato a giocare a pallacanestro e ogni tanto non lo fa. Oggi invece è totalmente concentrato, totalmente preso dalla partita, oggi conta tutto, perché vengono da un periodo comunque estenuante, tre partite a settimana non sono facili, soprattutto ai nostri livelli, per cui oggi conta tutto, il pallino ha il primo, diciamo, la prima difficoltà seria, e vediamo come ne escono, perché sicuramente si riaffideranno dopo questo time out un attimino a Gazzineo, che è uscito un attimo dalla partita. Credo che comunque sia Dattola stia facendo affidamento sugli uomini della panchina, che in questo momento stanno dando quello che non riesce a dare magari il Curciarello della situazione, che invece servirà da qui a breve, secondo me. Mi hai dato un grande assist, anche perché in gara 2, non solo, dopo il time out di Cozzilel è sempre cambiato qualcosa in positivo la formazione rossonera. Quindi vediamo un attimino come esce dal time out la formazione pollinea. Filpo in palleggio, passa la palla a Leonardi, dove è passato il capitano, Leonardi si impone, si carica sull'esterno per Borgesano, ancora per Raffaele Rennis, trova il passaggio creativo per Leonardi al suo angolo, non va a rimbalzo, c'è ancora la botte che le basket, che adesso può imprimere ancora di più un bel timbro su questo secondo quarto. Salvatore Motta per Marco Costantino, ancora per Civino, potrebbe tirare, è lungo, un mio amico allenatore che non c'è più direbbe tira, che era una bella mano. 7.53 a giocare, Costantino ci mette una pezza, sembrava un terzino ai tempi del Napoli di Maradona, Giovanni Francini o Volpecina, scegliete voi, va bene anche Bruscolotti, si può ripartire, attacco del bianco-blu, Rovolino per Giovanni Krupi, Gianni Krupi contro Borgesano, passa giù l'esterno per Rovolino, tanta fatica nel trovare la via del canestro, eccolo Motta, fa saltare Gazzineo, piroetta, errore, sarebbe esploso il botteghelle, si dispera Sasso Motta, che ha provato a scardinare all'interno di un Davide contro Golia il totem dei rossoneri. Dall'altra parte Rennis fino in fondo con fantasia, subisce il fallo, esaltante il passo di Raffaele Rennis, saranno due tiri liberi per lui. 22-15, si alza il coro, chi non salta è rossonero. Non stiamo parlando di calcio, infatti il nostro Armando se la sta pensando qui accanto a noi, visto la sua fede totalmente nero-azzurra, e non è né un tifoso dell'Atalanta né del Pisa. 7 minuti e 16 a giocare, cambio Portogallo Basket, fuori Salvatore Motta e Marco Costantino, dentro Ciccio Catanoso e Gabriele Curciarello. Saluto tutta la famiglia Filippo, sempre in collegamento, un grande abbraccio e riprendetevi presto. 7-16 sul cronometro, 22-15. Siamo pronti per due tiri liberi per Raffaele Rennis. Segna il primo. La palla danza sul ferro, si fa un bel balletto e poi entra. Secondo tiro libero per Raffaele Rennis. È lungo questa volta, a rimbalzo, sbetta Cimino ma non riesce a trattenerla. L'ultimo tocco però, dice l'arbitro, è di Luca Gazzineo. 7-15 da giocare, quintetto tipico per i bianco-blu con Curciarello, Krupi, Cimino, con
Catanoso e Rovolino, c'è un cambio invece per Torsilella che rimane in campo. Numero 0 Flavio Zicari, che è tantissimo tutta la sua gioventù, tutta la sua energia, si dà come una infantina tra gli applausi dei suoi compagni Raffaele Rennis. Comunque il quintetto per Castro Villa di Filippo Borgesano, campo sì, è boxe one su Gianni Clupi? Sì, 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 assolutamente. Cimino in mezzo all'area, passi di Francesco Cimino, che cade rovinosamente, emulando suo papà Alessio, che ritornando da Castro Villari ci ha fatto spaventare un po' tutti, perché stava franando a Cosenza. Tutto bene è quello che finisce bene, come amava decantare Rezzonico, ma anche un po' Gervasoni, ai tempi di mai dire gol. Si può ripartire 7 minuti a giocare. Francesco Filippo, passaggio per Paolo Leonardi, mezzo all'area, ora per Gazzineo, Luca, fino in fondo, sbaglia la conclusione, Gianni Clupi, ogni presente subisce anche fallo. Al momento eremita di questa partita, Gianni Clupi sta vincendo qualsiasi duello, ma chiaramente lunga e lunghissima, 6:48 da giocare. Il dirigente Massa va a dire qualcosa, il genio d'acqua, si può ripartire. C'è Rovolino contro Zicari, nessuno l'aiuta, passa la palla a Ciccio Catanoso, ex Pianopoli Crotone, e non solo, una carriera lunghissima per Francesco Catanoso. Dall'altra parte Rovolino in diagonale per Cucciarello, fa saltare l'avversario fino in fondo, sbaglia, aveva fatto tutto bene Cucciarello e poi non riesce a segnare. Si dispera anche il papà Giuseppe a margine del campo. Zicari fino in fondo anche lui, sbaglia anche lui, Gazzino col tap out, vediamo chi la prende. Filippo in mezzo a noi, chiede scusa a Francesco. Anche qui è finita tutto bene. Ovviamente in NBA capitò che Shaquille O'Neal fece un tuffo nel pubblico, sicuramente la mole del capitone del Pollino non è la stessa. Chiede scusa ancora Francesco, ma chiaramente ci ha provato in tutti i modi ad andare a recuperare questo pallone. 6:19 a giocare, come diceva Santo Vazzana al termine di gara 2, giochiamo da una vita, siamo sempre gli stessi a giocare da una parte e dall'altra, però vogliamo sempre andare fino in fondo, e questo è il bello della pallacanestro. Sbaglia Filippo, la recupera per un attimo, bello il step out, modello palla avvelenata di Enrico Rovolino, può spingere la porta che le basket, Cucciarello, per Rovolino potrebbe sparare tutto solo, non va, Cimino finisce fuori, sfortunato Cimino che insomma ha toccato due palloni, entrambi non sono andati a buon fine. 6 minuti da giocare, tra il pubblico c'è anche coach Maurizio Campagna, che in tanti ricordano proprio alle latitudini del Pollino, allenato del Pollino tanti e tanti anni fa, insegnava lì. Si può ripartire, c'è il fallo di Cimino su Donato, sarà rimessa per il Pollino. C'è il coro della Botteghele Basket per incoraggiare Giovanni Centofanti, il classe 2001, non potrà essere la partita a meno di clamorosi colpi di scena. Ha subito già prima di gara 2 una bruttissima botta alle costole, ha dei problemi realmente grossi, dovrà recuperare durante l'estate. Anche per essere un rischio, clamoroso fallo giocare Borgesano a 3! Fallo? Fallo a rimbalzo o no? Fine del tempo, 24 secondi, non me ne ero totalmente accorto neanche io. 5:32 da giocare, il vantaggio bianco-blu sta resistendo. Sì, sta resistendo e bene o male rimane sempre lo stesso il punteggio. Intanto vediamo il presidente con la sua asta dei cinesi, come diceva Giovanni esattamente 7 giorni fa. Quindi la partita che si è un attimino bloccata a livello di punteggio, prima era 22-15, ora è 22-16, quindi squadre che in questo momento non riescono a trovare la via del canestro con canestri facili, ma appunto la tensione è sempre alta, la palla pesa tantissimo e le squadre iniziano a essere stanche, anche perché fa caldissimo, quindi la fatica, poi gara 2 è stata l'altro ieri, quindi davvero tanta fatica. Si può ripartire, attacco di bianco-blu, Cucciarello, Gabriele, passa la palla a Ciccio Catanoso, la per Rovolino, Enrico Rovolino fronteggia ancora per Catanoso, in diagonale per l'uomo che ha una bella mano, ma è un airball, non prende nulla Francesco Cimino, si dispera il numero 14 dei bianco-blu. E adesso i ragazzi del Pollino proveranno un passo alla volta a recuperare l'attenzione al cambio. Direttamente da Taurianova entra
Michele Pricoco, classe 1981, una passione viscerale per la pallacanestro. Numero 9, l'avvocato Pricoco, che ha vinto anche un titolo con la nazionale forense. In quel team gioca anche il giudice Salvati, che è uno dei giocatori della pallacanestro Palmi, una delle note lieve del campione CSI, che ieri ha perso in casa alla Fortivo Bellaro sotto i colpi del rientrante Alessandro Pellicano. Donato, ripassamento per Zicari, Zicari in mezzo all'aria per Gazzineo, difende molto bene Cucciarello, poi spinge la bottega alle basket, Rogolino, passaggio troppo complicato, palla in out, palla persa. E frattempo il presidente Avolio davanti a noi prova a caricare Flavio Zicari, e magari si rivede alla gioventù di Flavio come ai suoi tempi. 4.58 da giocare, riparte la formazione rossonera. Francesco Firpo, passaggio per Zicari, proprio lui con la numero 0, ora del Firpo da 3 senza pensarci troppo sul ferro. Trupi svetta, ma Gazzineo la prende, sono due tiri liberi per Luca Gazzineo, 22-16. Come detto, i ragazzi di Isidoro Sillella, devo provare a rosicchiare il gap un passo alla volta. Eugenio D'Attola manda in campo Santo Vazzana, che ha due falli sul groppone, anche perché anche Giovanni Grupi ha due falli, comunque quantomeno dice li faccio rifiatare, anche perché hanno una situazione speculare nella situazione di falli fatti. E attenzione al cambio, c'è l'esordio in questa finale per il giovane Maurelli, cambio in regia, entra Matteo Maurelli il luogo del capitano Francesco Filippo. Si parla un gran bene di questo ragazzo con la canotta numero 30. Due tiri liberi dunque per Luca Gazzineo, 4.47 da giocare. Sono il primo, solo Cotone, 22-17. Saluto anche il mio amico Giovanni Tortorella, tifosissimo della Bottega delle Basket. Scriveteci in fanpage da dove state seguendo questa diretta. 22-18, grande Jox, 22-18, 4 punti, gara apertissima. Attacca Ciccio Catanoso, passa la palla a Michele Pricoco, l'ex Enea con Enzo Porti alla guida, ora per Ciccio da 3, non va, a rimbalzo c'è Rico Rogolino, Rogolino ancora per Catanoso che ci riprova, no, va dentro, perde il pallone, si immola Maurelli, Catanoso per Pricoco in diagonale per Cucciarello con layup, brutto, realmente brutto, non riesce a spiccare il volo da Botteghelle. E adesso Castrovillari può azzannare la preda come un vero lupo. C'è il fallo, attenzione, il fallo di Enrico Rogolino, falso dall'arbitro Gianmarco Greco. Coach D'Atri dà qualche indicazione a Francesco Borgesano. Castrovillari non si è ancora aperta il tiro da tre come è solito fare con i vari campi lungo Filippo Borgesano. 4.14 sul cronometro alla rimessa, Francesco Borgesano. Battuta Maurelli per Zicari, consigliato per Maurelli, giovanissimo playmaker, trovando a tempo, con superanza a scarico per Gazzineo nella morsa, vorrebbe il fallo Catanoso, fallo antisportivo sul seguente di Costantino. Protesta la Bottega delle Basket, la vorrei rivedere, sono sincero. La risultante finale è che il canestro non è buono di Castrovillari, c'è fallo antisportivo, un fischio che scontenta un po' tutti, anche perché Castrovillari aveva monetizzato al tiro da 2. Ricordiamo questa sera arbitraggio fuori categoria con un arbitro di Serie B e uno di Serie C Gold. Queste due squadre realmente per andare in Serie B dovrebbero vincere questo campionato, giocare la Serie C Silver, vincere la Serie C Silver, andare in C Gold, vincere la Serie C Gold e andare nel futuro campionato interregionale che verrà, che si chiamerà probabilmente Serie B2. Vedremo se sarà così. Il canestro non è buono, caro Pierfrancesco, che ovviamente ti mando, è buono il canestro, perdonatemi, sì, ho sbagliato io, ho visto anche la segnalazione. Il canestro è buono, quindi 22-20, canestro buono. Fallo antisportivo, dunque tiri di Zicari e sarà anche palla per Castrovillari, forse un tiro soltanto per Zicari, sì, sarà soltanto un tiro. Realizza Flavio Zicari, l'unica certezza è che nella vita io non farò mai il corso di arbitro, anche perché gli anni passano anche per me, però qualora qualcuno di voi in collegamento
volesse farlo, insomma, le iscrizioni sono sempre aperte in tutta Italia. 4.000 a giocare, Pollino in una mossa a recuperare il gap, è stato Mancio, Maurelli finta, non andare dentro, passaggio per Donato, Donato va dentro, tira da due, non va, e recupera la botta delle basket, che ha sperperato un vantaggio che era diventato importante praticamente in una sola mossa. Dall'altra parte Costantino fino in fondo per Michele da tre, Pricoco non va, al rimbalzo c'è Luca Gazzineo che sta crescendo l'intensità, passaggio per Borgesano, ancora per Maurelli, alto basso, Maurelli con gli occhi dietro le orecchie alla Jason Kidd, fa festa il Pollino. È bellissimo vedere un ragazzo così giovane che si inventa un passaggio pazzesco alla Jason Kidd, alla Magic Johnson, alla chi volete voi. Bellissima, realmente. Davvero una grandissima giocata che sorprende la difesa e che porta avanti finalmente il Pollino. Dopo vari tentativi, finalmente il Pollino riesce ad andare avanti con il Botteghelle che sta sprecando un po' tanto in questa parte, e magari non è una casualità che il Pollino ha recuperato quando Giovanni Crupi è uscito, infatti questo può essere anche un fattore, questo può voler dire che Giovanni Crupi in questa fase della partita è fondamentale, quindi fossi in coach d'Attola rimetterei Giovanni Crupi, perché in questo momento Gazzineo appunto sta dominando il pitturato, e quindi però in questo momento coach d'Attola lo lascia in panchina e Giovanni Crupi non è molto d'accordo in questo momento. Si dispera, bravissimo, bravissimo Alessio, anzi un po', anche un po' alla Gaetano Condello forse, per gli amanti del basket a Marcord. Per le partite che furono, i grandissimi passaggi di Gaetano erano questi. Il No Look era il suo preferito. Sì. Abbiamo una buona memoria sia io che Alessio. Alessio, devi sapere che fu convocato nella prima edizione del Reggio Canestro Day, era il 2 giugno di tanti e tanti anni fa, e scese appositamente alla sua Castrovillari. C'è anche Gustavo Dolotti in quell'edizione. Maurelli, l'uomo del momento, la ruba alla Lupin fino in fondo. L'uomo che non ti aspetti. Dove era finito? Era in gita a scuola, non lo so. 22-25, 3 minuti da giocare. Maurelli ha cambiato questa partita. Come la sta cambiando Giovanni Crupi che è in panchina. Ancora Maurelli. Scatenato. È realmente in trance agonistica, come suggerisce Alessio Gioia qui accanto a noi. Questi ragazzi ci sono, ragazzi, dobbiamo farli giocare, non mandarli a calcio, ragazzi, devono giocare a pallacanestro. Si può ripartire, attacca Botteghelle Basket, Gianni Faraci, passaggio lungo, Catanoso con esperienza la tiene in campo, Ciccio Catanoso fronteggia, palleggia con la mano esterna, fa saltare Donato, palla in posto per Faraci, circunnaviga l'area, movimento pazzesco, Gianni Faraci, piede perno da manuale, pronto ad arginare l'avversario. 24-25, 2:37 a giocare. Antonio Donato palla in attacco contro l'esperienza di Michele Pricoco, generazione a confronto. 24-25, 2:31 sul cronometro, un punto di vantaggio Pollino. Quante emozioni, ragazzi, al pala Umberto Boccioni. Boccioni era un grandissimo esponente del futurismo, insomma, sì, per gli amanti, insomma, della storia dell'arte, sì, la storia dell'arte e anche della letteratura, immagino. 2 minuti e 31 a giocare, si può ripartire. Paraci per Ciccio Catanoso, ora per Costantino, attenzione all'euforia dello scrittore Gianni Paraci, servito, ma c'è una deviazione, no, non c'è una deviazione, e palla in out. Palla recuperata dai Lupi del Pollino, 2:20 a giocare, palla a Maurelli, il playmaker di scorta, anche se questa è la scorta, ragazzi, possiamo stare tranquilli per i prossimi 20 anni. A Castrovillari, Borgesano sull'esterno per Donato, Donato ancora per Maurelli, sull'esterno per Zicari, prova ad attento Zicari, non va, si combatte l'invaso, Picoco con la complicità di Catanoso, fallo di Maurelli. Bravo Ciccio Catanoso a rialzare l'avversario. Quando nasceva Matteo Maurelli, Ciccio Catanoso forse aveva già una decina d'anni di Serie C giocati, iniziò a giocare a pallacanestro tanti e tanti anni fa, esordì in Serie C
nella stagione 1996-97 con la Virtus Merito, Ciccio Catanosa, arrivando in prestito al PG Modena, poi arrivò anche al CAF, gioco per tantissimi anni nel CAF sotto la guida del professore Melara, che lo cambiò fisicamente. Nel frattempo Antonio Musolino, con questo arnese comprato dai cinesi 3 partite fa, prova ad asciugare il rettangolo di gioco. Si può ripartire, 2 minuti e 2 secondi a giocare. Alla rimessa Marco Costantino, papà di Leonardo. Ora per Michele Pricoco, ancora Marco in palleggio. 1.52 a giocare. Pricoco da 3, non va. La palla era rivolta verso il nostro Fortunato Serrano. E a tal proposito vi ricordo la gallery, domani appena si sveglierà il nostro Fortunato la troverete sulla fanpage di Reggio Canestro. 1 minuto e 45 si deve materializzare, 49 adesso, 48 adesso, noi aggiorniamo il nostro tabellone e si può ripartire. 14 secondi a giocare. Borgesano, solo Cotone, Francesco Borgesano dall'altra parte, fase scatenato, stoppato da Gazzineo, si alzano i ritmi. Maurelli ancora, passaggio in diagonale elegante per Borgesano, ancora non va. Gazzineo fa la voce grossa, rimbalzo, quanto manca Grupi. Gazzineo, 24-29, 1 minuto e 18, fossi in coach d'acqua rimanderei in campo l'atletismo di Giovanni Grupi, perché i bianco-blu stanno soffrendo più del dovuto, rimbalzo offensivo e difensivo. Santo Vazzano si prende l'appalto, subisce il fallo, fallo di Francesco Borgesano. 1 minuto 6 secondi a giocare. Partita intensissima, è la bomba di Francesco Borgesano, traccia un bivio in questo momento, coach d'Attola probabilmente ci ascolta e rimanda in campo Giovanni Grupi, che ha una sorta di taping, lo chiamano così, quelli bravi, un taping sulla spalla, complice una botta presa in gara 2 a Castrovillari. Si dispera Johnny Farage. Nel frattempo c'è coach Barilla che sta purtroppo infastidendo il nostro commentatore tecnico di sinistra. Il Lunetta, Santo Vazzana, il bravo imperatore, segna il primo. 25-29, secondo tentativo per Santo Vazzana, 2 su 2. 26-29, può ripartire il team del Collino con Maurelli, bravissimo incidere nel dagli fiducia, con fiducia. Cantino per dire, ancora Maurelli da 3, non va. A rimbalzo c'è Ciccio Catanosa, 53 secondi, almeno 2 possessi e mezzo forse. Attacca Catanosa, ora per Santo Vazzana, ribattamento in diagonale, ora per Pricoco, ancora Catanosa, ancora Vazzana, finta linea di fondo, fino in fondo, non va. Sprovemolazza rimbalzo, extra possesso, c'è Ciccio Catanosa, altri 14 secondi. Pricoco, Michele, riflette, per Costantino da 3, non va. Era il suo tiro, era solo, ma il pallone già pesantissimo. Dall'altra parte il mancio, anche Leonardo, va a perdere un attimo, palla in out. Un possesso, solo un possesso. 21 secondi a giocare. Il presidente del Pollino che prova a caricare Antonio Donato. Ultimi 21 secondi. Marco Costantino. 16 secondi adesso, lo gioco sta fino in fondo, subisce fallo, con esperienza ma non troppo, anche perché probabilmente poteva giocarselo tutto per poi provare la conclusione. Cambio, c'è il frattempo Alessio, giustamente sta parlando del fallo su Luca Gazzineo, non so che fallo è di Luca, fallo in allontanamento sulla penetrazione di Marco Costantino, e Alessio di questi falli ne avrà visti fischiati e non fischiati in carriera realmente tanti. L'unica cosa che vorrei sapere è che fallo è di Luca Gazzineo, perché non sono riuscito a decodificarlo. È il secondo, tiri Marco Costantino, paga il primo. ...14 secondi a giocare. Marco Costantino e Lunetta, il secondo tiro libero, poi sarà palla per il Pollino probabilmente, realizza lo gioco questo. 27-29, 11 secondi adesso. Maurelli,
8 secondi. Zicari per Borgesano, passato l'avversario, per l'intelligente per Donato che la perde, 2 secondi. Dovrebbe chiamare time out coach Dattolo per avere la rimessa, quantomeno un po' più vicino. Forse non ha time out il Geno Dattolo. 2 secondi, dovrebbe inventarsi qualcosa la formazione bianco-blu. Passaggio complicatissimo, lo Giocosta prova il tiro, non va, finisce così 27-29 al termine dei primi due quarti. Nel frattempo, allora, sì, io capisco tutto quello che vuoi, cara Maria Gazzineo, ma vedi che a Reggio siamo tanti, non c'è solo il Botteghelle. Se tu dici merda Reggio, sono tanti Rioni, Repubbliche, e quindi insulteresti anche me, non è bellissimo. Cioè, prendila col Botteghelle che è la finalista, insomma, è la finalista sfidante di questa sfida. Nel frattempo arriva abbronzatissimo da Palmi o da Scilla il nostro amico Umberto Scorza, che ha rubato una felpa, una polo alla pallacanestro viola. Luigi, insomma, una piccola analisi. Pollino con la testa sulla partita, indubbiamente. Sì, Pollino che in questo momento si rifà avanti con un parziale negli ultimi 5 minuti di 5 a 15. Ci eravamo lasciati sul 22 a 15, ora ci ritroviamo sul 27 a 29. Quindi grandissimo parziale da parte del Pollino, che davvero con tanta testa e tanta lucidità si è riuscito a colmare il gap che iniziava a essere preoccupante, e quindi si è rifatto avanti. Complice anche i due falli di Giovanni Grupi che l'hanno penalizzato molto in panchina. Ma comunque Pollino che per demeriti il Botteghelle, per meriti suoi, riesce ad andare avanti. Quindi ovviamente ancora siamo pari, punteggio piuttosto basso attualmente, ma comunque tante emozioni e tante belle giocate. Intanto vediamo un po' di tensione in campo, penso per una questione di palloni, che però speriamo non sia niente, anche perché gli arbitri appunto sono di un'altra categoria, quindi saranno bravi a sedare il tutto. Io non lo so se è così, però sinceramente non lo so, poi a fine partita andremo a chiedere, non ho capito realmente l'argomento del contendere. So soltanto che ritroviamo per l'occasione il buon Paolino Cardile, troverete anche la sua gallery nei prossimi giorni su Reggio a Canestro. 27-29, quindi come giustamente diceva Luigi, situazione di equilibrio o quasi. Giovanni Grupi spettacolare nella prima parte di gara e poi chiaramente Castrovillari con grandissima grinta l'ha recuperata con la testa sulla partita. È in pausa per qualche secondo, anche perché fa davvero tanto caldo qui al Palabboccioni di Reggio Calabria. Io, fosse stato per me, io avrei giocato questa partita alle 11 di sera, un bel po' di freschetto magari anche all'aperto. E niente, ci riaggiorniamo tra pochissimo. Ci siamo prontissimi per il terzo quarto.
ovviamente dopo questa partita non andremo in vacanza, c'hanno le finals e CSI, Luigi, molto molto interessante. Sì, allora finalmente abbiamo il quadro completo per quanto riguarda il CSI, quindi questa final eight che si giocherà tutto nel giro di settimana prossima, quindi con la solita formula, prima ottava, seconda settima, terza sesta e quarta contro quinta. Quindi il fattore campo sarà ovviamente a favore delle prime quattro, e avremo come match, come quarti, avremo la capolista Magic contro Gioia Tauro, Palmi contro Mediterranea, poi avremo Basket Pellaro contro l'Evergreen, e poi quarta finisce la Fortitudo con la vittoria di ieri su Palmi contro Villa San Giovanni. Poi avremo le semifinali, che saranno entrambe venerdì al Palacolor, e poi la finale sarà domenica alle 18, quindi tante tante partite nel giro di 6 giorni che saranno davvero molto molto avvincenti. Poi è molto bello il fatto che si giocano le semifinali entrambe al Palacolor una dopo l'altra di venerdì. Intanto qua siamo pronti alla ripresa, quindi sempre avanti questo Villari di 2 punti, e vediamo, per i pronostici ancora non si può fare niente, però qua rinizia la partita. Ci siamo, terzo periodo, Maurelli confermatissimo in regia, la finalissima del campione di Serie D, Calabria, volte che le basket, Reggio Calabria contro Castro Villari, il pollino, vai a Gazzineo, il suo possesso, al limite del fallo, si è fermato un attimo prima Luca Gazzineo, frenando praticamente, si può ripartire, attacca la volta che le basket, primo possesso offensivo di questo periodo, Ciccio Catanoso, 9.34 da giocare, Mazzana per Cucciarello, ancora per Ciccio Catanoso fino in fondo con la mano esterna, gran canestro di Ciccio Catanoso, parità 29 pari, si può ripartire, attacca Raffaele Rennis, secondo possesso in questo terzo quarto, per il team dei Cattovilla, di alto basso, e non si concretizza, funziona la carta Giovanni Crudi, tossi in coach d'acqua, lo lascerà in campo da qui fino al quarantesimo. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, ovviamente tutta la comunità di Castrovilla, di super appassionata, e tutti i ragazzi in arrivo da tutto il basket di Calabria. Attacca Ciccio Catanoso, non va, la recupera Gazzineo, Crupi sulla testa, commette fallo, fallo cocente per Giovanni Crupi, e il terzo fallo per lui, ingenuità di Giovanni Crupi che provava a togliere il pallone dalla testa del chilometrico Luca Gazzineo. Si può ripartire, 8.56 da giocare, 29 pari, attacca Rennis, ora per Luca Gazzineo, arresto il tiro a 2, non va, la recupera Santo Mazzana, ora per Ciccio Catanoso che parte in palleggio, tanti chilometri del Ciccio, al limite del palming, del suo palleggio un po' troppo alto, c'è il tiro di Cucciarello che non va, Crupi prova a immolarsi, quella del tapin, c'è il fallo a rimorchio anche inconsapevole di Davide Campilongo, che dice ma io non ho fatto nulla, effettivamente è stato un gioco di domino molto molto complicato. 8.31 da giocare, pronto un cambio, ritorna in campo il capitano del pollino Francesco Filippo, fuori Rennis. Dunque doppio playmaker per la formazione rossonera, saluto anche il mio amico Fabio Ciglione, tira il primo Crupi nel frattempo e lo segna, ritorna il vantaggio la formazione cara al presidente Musolino, 30-29, saluto anche Alberto Gangeli, sbaglia il secondo nel frattempo Crupi che è in costante al tiro libero, 8-28 da giocare al termine del terzo quarto. Campilongo, dove tiro, sbaglia, Crupi a rimbalzo, Crupi parte in palleggio, elegante come un cavallo pazzo come prima, fino in fondo Maurelli, pazzesco Maurelli, recupera anche questa, 8 minuti, 8 secondi a giocare, Filippo gli sfugge il pallone, palla in out, saluto anche un playmaker con tutti i crismi come Roberto Zumbo. Si può ripartire, attacca la botte che le basket, Cucciarello per Marco Costantino, ora per Ciccio Catanoso, Mazzana per Marco da 3, realizza, 33° punto,
Botteghelle prova a alzare il ritmo al suon di canestro. Finisce fuori Luca Gazzinello, effettivamente. Parlotta con l'arbitro, non è assolutamente d'accordo con il fischio arbitrale. Nel frattempo sistemiamo la telecamera che stavamo cadendo di sotto anche noi. 7:41 da giocare. 33-29. Alessio, allora c'è un po' di saluti, ti saluto Ciccio Nicosia e ti saluta anche Gino Agostini, ha detto ci tengo tanto a salutarti. Un abbraccio a tutti, grazie. Speriamo che Giovanni ci organizza un super all star col recupero di tutti questi vecchiacci. Una roba per anziani, insomma. Dovremmo trovare una sorta di organizzazione Finini Fantozzi, però magari ci proviamo. 7:40 da giocare. Marco Costantino per Santo Vazzano, alto basso per Giovanni Crupi, c'è un contatto, il fallo, fallo di Francesco Borgesano, decide così l'arbitro. 7:28 sul cronometro. Dice Davide Durantini che lui per lo Star Game c'è, ma tu Davide sei troppo giovane ancora, qui parliamo di generazioni ancora prima delle nostre, troppo prima. Sì Davide, tu ancora sei figliolo, come si dice a queste parti. 7 minuti e 26 da giocare. Marco Costantino prova ad andare dentro, scarico per Ciccio Catanoso da 3, la palla gira attorno al foro ed esce, ma c'è il signor Cucciarello che decide di recuperare l'offensivo, prova ad andare dentro, scarico per Costantino da 3, non va, Cucciarello si immola ancora, Gabriele, pazzesco il rimbalzo, la recupera tanto Lazzana fino in fondo, subisce fallo, sono dietro lì per il giocatore. Tanto Lazzana, 33-29, terzo quarto, punteggio bassissimo. Saluto anche Ciccio Nicosia che dice che lui è pronto, è presente per questa partita, dice che ha le scarpe in garage, saranno sicuramente le End One, non lo so, le top 10 o le Jordan, quelle originali di quei tempi. Il Lunetta, Santo Vazzana segna il primo, 34-29, ancora il Lunetta, Santo Vazzana, più 5 che diventa più 6 con l'altro tentativo realizzato. 35-29, attacca il Pollino che ha subito un po' la botta adesso, deve provare a rimontare la formazione di Castrovillari. Filippo, gioco di Borgesano, Filippo passa la palla a Leonardi contro Cucciarello, ancora Borgesano, scarico per Francesco Filippo da 3, non va, rimbalzo, c'è Crupi che ha preso una botta al braccio, Giovanni Crupi può ripartire la botta che le basket. Catanoso potrebbe osare, non se la sente di tirare fino in fondo, palla in out, la rimessa dalla tua, l'ultimo tocco è di Luca Gazzineo, c'è anche il time out chiamato dal coach Isidoro Silella. Insomma, Armando, coach Armando Russo qui accanto a noi, è una partita come le altre della serie che cambia faccia spesso e volentieri. Vabbè, ribadisco, la stanchezza comincia a farsi sentire, ogni tiro sbagliato e ho il pallone ora ovviamente pesa di più. È la prima partita che mi vedo in maniera un attimo distaccata ed è bellissimo. E poi comunque sia, adesso secondo me Gazzineo da una parte piuttosto che Crupi dall'altra continueranno un attimino a essere decisivi rispettivamente nei loro ruoli e offensivi e difensivi. Io aggiungerei attenzione alla verve dei tiratori. Un appunto solo, Filippo sottotono in questo momento rispetto a come lo ricordo io e come l'ho visto io per tutto l'anno. E anche rispetto alla serie aggiungerei, perché insomma ha giocato una gara 2 sontuosa Francesco Filippo. Gara 1 no, non era al top come un po' tutti voi avete visto, ma ha giocato una gara 2 realmente magistrale, come sottolineava anche Sergio Sant'Ambrogio in cronaca. Io aggiungerei attenzione ai tiratori di striscia, perché da una parte Borgesano, Campilongo, lo stesso Filippo, dall'altra Costantino, Catanoso, lo stesso Cucciarello. Insomma, è un attimo, se si apre il rubinetto del canestro da una parte o dall'altra può realmente cambiare la partita.
si può ripartire, attacco di bianco-blu, fatto Vazzana, prova la bomba, Santo, non va, si molla Luca Gazzineo, 6:20 a giocare, palla al pollino, Pirco per Campilongo, Lupi Luca per un attimo, la rimessa sarà Castro Villari, Lupi protesta, non è d'accordo, nel tempo un tifoso dice l'hai presa tu, l'hai presa tu, qui il contatto è praticamente a un passo, è fin troppo vicino, c'è questo tifoso che praticamente è più vicino al campo rispetto agli arbitri, e questo è il bello e anche il brutto della pallacanestro in Serie B, non è sicuramente un maxi impianto, Borgesano a 3, un airball, non prende nulla, palla fuori, 6 minuti, 6 secondi a giocare, si riparte Costantino per Ciccio Catanoso, ora per Santo Vazzana, Santo Vazzana in palleggio, scarica la palla a Catanoso, ancora Marco Costantino sull'esterno per Cucciarello, ancora per Costantino, Costantino fronteggia, prova ad andare dentro, tanti palleggi per lui, scarica la palla a Santo Vazzana, ancora per Cucciarello, prova la bomba, Cucciarello è lunga, si immola rimbalzo Grupi che subisce il fallo di Borgesano, se non ho visto male, sì, fallo il numero 13 Francesco Borgesano, pronto in cambio, attenzione a quest'uomo in campo, Raffaele Rennis, l'uomo che è pronto a cambiare il ritmo per la formazione di Castrovillari, mi ha raccontato Raffaele proprio durante la sua intervista che è pronto a intraprendere anche la carriera di allenatore, parteciperà al corso di allievo, io sono molto contento quando ci sono queste evoluzioni anche in chiave futura. Nel frattempo zona Pollino Flupi, vuole l'MVP anche se manca un'eternità, 37-29, c'è Marco Costantino che aveva raccolto i suoi tifosi, Crupi al momento MVP a mani bassissime, sì, Crupi davvero il fattore di questa partita perché in campo lui Botteghelle avanti, senza di lui Botteghelle sotto, torna in campo lui Botteghelle torna sopra di 8 punti, ora in lunetta e segna, quindi vantaggio di 9 punti, di 9 punti è davvero un fattore, intanto torna la palla dall'altra parte a metà campo con Rennis che prova a impostare, attenzione Rennis magari si prenderà il tiro, consentemente Gazzineo sbaglia e palla ancora a Crupi, Crupi davvero MVP a mani bassissime questa partita, intanto palla lanciata dall'altro lato e la recupera Gazzineo. Stavano scadendo gli 8 secondi. Nel frattempo Cucciarello in ogni dove. Recupera pure questa. È scatenato Gabriele Cucciarello. E su ogni pallone attacca la Botteghelle Basket. Ritmi forsennati. Marco Costantino col suo classico Bolemmi. Alto passo del Cupi difficile. Leonardi si immola. Grandissimo gesto difensivo di Paolo Leonardi. 4:54 da giocare. Bomba! Sfiora il gioco da 4. Davide Campilongo. E non sarebbe una novità, visto le sue performance. È una giocata pazzesca perché è il quarto fallo dell'uomo del match Giovanni Crupi che vola in panchina, tant'è che Eugenio D'Artola è costretto a mandare in campo un Giovanni Centofanti che come raccontato poc'anzi non è assolutamente alto, ha un problema evidentissimo alle costole, 4 minuti e 51 a giocare, 38-29, sarà sequenza di tiri liberi per Davide Campilongo che con astuzia ha provocato probabilmente un gesto che potrebbe cambiare l'economia del match perché mandare fuori per quattro falli Giovanni Crupi vale più di un canestro di 3 punti realizzato paradossalmente per il lavoro e la quantità che stava facendo il ragazzo ex DR. Nel frattempo si confabula, i due allenatori vengono convocati all'arbitro Matteo Migliaccio da Catanzaro, non so qual è l'argomentazione del contendere, sicuramente stanno argomentando sul dove andranno in pizzeria questa sera insieme, Eugenio e Isidoro chiaramente, e probabilmente Matteo Migliaccio non vuole la maionese sulle patatine, no sto scherzando ragazzi, sto scherzando, è soltanto per stemperare anche perché questo è l'atto finale, non si scherza più. Finalissima gara 3, quasi quasi l'anno prossimo proponiamo al comitato regionale di farla al meglio delle 7 come in NBA, immaginate tutto questo,
sarebbe realmente pazzesco. Nel frattempo, caro Alessio, qui ci scrivono in fanpage di andare a chiedere all'Inps se ci sponsorizza la serata All Star. Almeno a tavola e col bere, poi sì, 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 sì. Ma che è successo? Fallo tecnico. Fa il gioco, perché in questo momento, in quella parte del campo, non si può giocare a pallacanestro. Hai il sole negli occhi, totalmente. Questa partita si sarebbe dovuta giocare esclusivamente e serenamente alle 8 di sera. Ma io sono d'accordo, anche perché sto morendo di caldo, quindi non posso che darti. E siamo fortunati perché non fa il caldo che ha fatto 2 settimane fa. Ma a prescindere dal caldo, quella condizione non è una condizione che può permettere sì. alle due squadre di esprimersi al meglio. E in una finale mi sembra che sì. Grazie mille per questa analisi. Al coach Armando Russo, adesso vi faccio ridere, mettetevi seduti. Lo sapete perché si gioca alle 5 questa partita? Perché successivamente c'è un gruppo di baldi giovani, età media 75 anni, che devono ballare e ballano tipo balera, no? Cioè tutti questi balli, la Macarena, Meneito, tutte queste situazioni qua. E la triste realtà di Reggio Calabria, dove c'è un problema serio sull'impiantistica sportiva, la Botteghelle Basket ovviamente voleva salvaguardare il fattore campo, dove ha giocato un anno in questi canestri su questo campo. E niente, partita sospesa, vedremo quando ricomincerà. Questa partita dunque è sponsorizzata dalla Ray-Ban, che poteva essere la carta in più per giocare con gli occhiali da sole. È bella questa però, è bella, sì, sì. Ragazzi, sto provando a stemperare gli animi, anche perché anche io sono arrabbiatissimo, abbiamo tutti famiglia, figli a casa e vorremmo tornare nell'orario concreto di una partita di basket. E secondo me questa partita durerà ore e ore e ore. Vabbè Luigi, parliamo di CSI, Magic imbattibile. Sì, Magic è davvero, davvero imbattibile, streak che dura ormai da anni, anche perché la Magic sono sempre gli stessi che da anni continuano a non essere fermati, cioè nonostante siano sempre gli stessi, continuano a giocare sempre allo stesso modo, ogni anno sono davvero un qualcosa di infermabile, infatti l'hanno confermato quest'anno. L'unica partita che sono andati vicini a non vincere è stata quella contro il Palmi, perché il Palmi è davvero grande rivelazione di quest'anno, poi quando si è giocato appunto a Palmi, davvero quella è stata una partita davvero, davvero emozionante, con Palmi che è stata per lunghi tratti avanti, ma poi è prevalsa l'esperienza della Magic a discapito del lungo Cerce, i vari Cipri, Grillea e compagnia, che davvero hanno fatto vedere grandi cose quest'anno. Quindi i playoff inizieranno tra lunedì e giovedì, dipenderà dalle squadre quando hanno il proprio campo disponibile, anche perché in CSI la realtà è questa, si gioca quando si ha il campo disponibile. La cosa certa è che venerdì e domenica avremo le due semifinali e poi domenica avremo la finale, quindi l'atto conclusivo. Intanto qua la partita sospesa penso sia la prima partita sospesa a causa del sole, aspettiamo quindi il tramonto che ci faccia giocare a questo punto e non si sa, davvero davvero surreale, però di questi problemi a Gallina non ce ne sono sicuramente. Incredibile ragazzi, incredibile, è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Ricordo una volta a Pianopoli, finale di Serie C, vennero smontate le finestre per il troppo caldo perché c'era condensa. Ne ho vissuto un po' durante questi 20 anni abbondanti, ma quella del sole in faccia non mi era mai capitata. A questo punto potremmo partire con una campagna di reclutamento di gente sopra i 2,05 metri, no? Gerardo Brienza, Demo Kayumi, venite qui, vi mettiamo lì davanti alla porta, facciamo un po' di ombre. Se no, come diceva giustamente Luigi, dobbiamo aspettare il tramonto. Romanticamente potremmo chiamare questa partita basket al tramonto, così facciamo tutti contenti. In realtà io non so neanche se andare in pausa, perché fondamentalmente qui forse si potrebbe riprendere. È abbastanza mortificante tutto questo. Lo scatolone, caro amico, ci stava scrivendo prima il signor Manfredi, sì, esiste ancora, è a qualche passo da qui. Qualche giorno fa è stato chiuso perché è diventato un centro accoglienza per migranti. Non so a che punto siamo con la sanificazione, non ci sono più gli spalti che erano bellissimi, noi siamo cresciuti con quegli spalti, che erano quegli spalti di legno, invece ci sono tantissime sedie, quelle da bar, quella di plastica, e poi di bello invece c'è un poster bellissimo
che circunnaviga tutto il campo con le immagini della viola agli albori degli anni 70, quella di Gigi Rossi, Sergio Sant'Ambrogio, eccetera eccetera. Quindi continua lo stand by. Va bene, Armando, com'è la fase under 13? Si continua, finisce così, com'è? No, il girone nord ha fatto una fase orologio perché erano meno squadre rispetto a quelle che hanno giocato nel girone sud, quindi loro hanno finito, stanno completando la fase orologio, noi abbiamo quasi completato l'unica fase. Le prime due del girone faranno la finale regionale, semplicemente. Io ringrazio Armando per questo contributo, anche perché il suo Bagnara sta volando. Penso siamo alla 13ª vittoria consecutiva, se non ricordo male. Bagnara insomma sta seminando molto bene anche per il futuro. Giustamente dice Filippo Messineo, il sole bacia i belli, fate uscire Gianni Grupi alla palestra così scompare il sole. Bella, questa è bella, Filippo, sì sì sì. E va bene ragazzi, capita anche questa, forse si ritorna in campo. Sì, lo decide l'arbitro Migliaccio probabilmente. Anche se il sole sinceramente, sole era e sole è rimasto. Il punteggio è 38-29 a favore della Bottegalle Basket. Non so se questa pausa peserà nell'economia del comeback in campo. Il dirigente Mazza va a parlare con l'arbitro. Io sinceramente sarei per sospenderla. Appena arrivano tutti quelli del ballo, appena parte la musica, torniamo tutti in campo. Sarebbe una mossa vincente, anche per dare un senso alla voglia di fare pallacanestro, insomma. Ricordiamo, la partita è stata sospesa, mi auguro temporaneamente, per la presenza di un solo impattante che va a disturbare gli attaccanti, in questo caso i rossoneri, su segnalazione dei rossoneri, chiaramente su appello degli stessi e su accoglimento degli arbitri Matteo Migliaccio di Catanzaro e Gianmarco Greco della stessa città. A proposito, vi ricordo che domani si vota in tantissime parti della Calabria, abbiamo tantissimi amici candidati che vorrebbero il bene della pallacanestro. Sto facendo della pubblicità elettorale non riconosciuta e non pagato, e sabato siamo anche in silenzio, quindi vi dico che un mio amico sovraffeso a Catanzaro, che ha scritto pagine infinite del basket anche a Reggio Calabria, si candida, e non vi dico chi è. E poi c'è un altro rosso in faccia che si candida a Villa San Giovanni, che fa anche l'allenatore. Eh sì, ma infatti non faccio nomi, quindi ci siamo, ci siamo. Ho rispettato il silenzio elettorale, non ricordavo fosse sabato, anche perché la mia venuta a Castrovilla mi ha un po' spazzato la settimana. Si può riprendere, amici sportivi. Campirongo e Lunetta si riparte dalle 3. 4:51. È stato un cooling break alla fine. Vai anche il secondo, Campirongo. Clamoroso. 38-29. Realizza il terzo, fa 1 su 3 Davide Campilongo. 4:51 da giocare. Predica calma lo sceriffo D'Attola dalla sua panchina. 4:44 adesso. Francesco Catanoso in palleggio. Ora per Marco Costantino. Ancora per Catanoso. Ora per Gabriele Curciarello in post per Centofanti, che è appena entrato. Scarico per Santovazzana, cerca lo spazio. Scarico per Curciarello da 3. Non va. Costantino si immola, anche Campilongo che la tiene in campo con il giusto atletismo. Può ripartire il Pollino che vuole riaprire il match. Leonardi e Remis in palleggio, alto basso su Gazzineo. Quanto manca a Clupi. Gazzineo per Campilongo, la tripla in faccia a Centofanti. Non va. Vorrebbe il flop in Centofanti. Attenzione, i due vanno a contatto. Non è il momento di arrabbiarsi così, doppio tecnico. Doppio tecnico tra Campilongo e Centofanti. Fischi per Campilongo. Centofanti perde la testa perché non ha digerito il tentativo dai tre punti di Campilongo e l'eventuale flopping. E dunque la partita si infiamma.
Nel frattempo 4:11 da giocare, 38-30, finale vera, finale calda, finale incandescente. Saluto il mio amico Fabrizio Marrara che ci saluta da Sydney, dove sono le 2 di notte. C'è la moglie di Fabrizio, insomma, che è arrabbiatissima per il casino che sta facendo Fabrizio a casa, e in Australia sono le 2 di notte. E vabbè, avrai una casa un po' spaziosa, Fabrizio, con tutti i miliardi che stai facendo a Sydney. Cambia stanza, vattene in bagno, non so, attacca la bottega delle basket. Mazzana, per centofanti da 3, non va, rimbalzo c'è, Ciccio Catanoso, 3:57 da giocare. Catanoso per, scusa, Costantino per Mazzana. Mazzana al mezzangolo, è corto, a rimbalzo Luca Gazzinero, lega Mazzana, palla contesa, tutta l'inerzia, tutta la voglia di Santo Mazzana. 3:47 da giocare, ha rischiato tantissimo Santo Mazzana, anche perché ha 4 falli sul groppone, ha 3 falli sul groppone, 3. Attacco di bianco-blu, partiti, Costantino, lanciato da Zicari, ora per Mazzana, finta. Mazzana, ribaltamento per Costantino, ora per Centofanti, batte in palleggio Centofanti, finta, tiro, sbaglia. Vorrebbe farlo Centofanti, non gli viene sanzionato. Si può ripartire, Centofanti prova a rubarla a Maurelli, non ci riesce, bravissimo Marelli. Ora per Rennis, ancora per Maurelli. Sull'esterno per Leonardi, Leonardi parte il palleggio contro Catanoso, c'è il mismatch. Leonardi, Catanoso si immola, la recupera Giovanni Centofanti che vuole il contropiede. Centofanti, prova ad andare dentro, fai finta, passaggio per Catanoso nel traffico. Tutto al limite dei passi, la via fissa. Paolo Gazzineo, 3 minuti, 12 secondi, saranno 2 tiri liberi per Reggio Calabria, per la Bottega delle Basket. Saluto anche Angelo Strati che mi dice questa mattina abbiamo giocato pallavolo con Alfredo Arena, c'era tanto sole, non ci siamo mai fermati. Vabbè, sì, va bene, ridiamoci su. 3 minuti e 12, Ciccio Catanoso e Lunetta. Sbaglia il primo. Qualcuno dalla banchina del Botteghelle durante il tiro libero di Catanoso ha urlato sì Ciccio e ha anche portato un po' di iella al play guardia di Parco Caserta, che realizza il secondo, 39-30, 9 punti di vantaggio, una gara che sembra ampiamente apertissima. Si riparte, attacca il collino Rennis, Raffaele Rennis col suo classico slam fino in fondo, devastante Raffaele, 39-32, la gara è apertissima amici sportivi. 2:53 a giocare, Ciccio Catanoso per Cucciarello, ora per Santo Mazzana, ribattamento complicatissimo, palla in out, Isidoro dalla panchina, esulta, così come il capitano Filpo, 2:49 sul cronometro, sarà rimessa per il pollino, Filpo dà qualche indicazione al suo amico omologo, il capitano di regia, Matteo Maurelli. Post per Gaggineo fino in fondo, layup non va, è corto, Mazzana la strappa, forse c'è un contatto, Mazzana fino in fondo in mezzo a due, scivola, passaggio per Cucciarello al limite dei passi, questa scivolata di Santo Mazzana, ora per Catanoso, ancora per Centofanti, ancora Ciccio Catanoso, parte in palleggio Catanoso, contatto con Zicari, ora per Santo Mazzana, Mazzana scarico ancora per Centofanti, ribattamento per Ciccio Catanoso da 3, non va, a rimbalzo c'è ancora Catanoso per un attimo e poi Donato come il pallone subisce fallo, 2 minuti e 14 da giocare, dovrebbe esserci il bonus alzato, no, non c'è ancora il bonus alzato, saranno tiri liberi per, no, sì, è rimessa per Castrovilla, liberi il pollino, 2 minuti e 14, si può ripartire, Maurelli, Fanti prova a mettere pressione, Rennis ancora per Maurelli, palla in posto Luca Gazzineo, Gazzineo passaggio sull'esterno per Zicari, prova ad andare dentro con la sua classica penetrazione e scarico per Rennis con fantasia, Raffaele non si ferma più, 4 punti in un amen, scatenatissimo Raffaele Rennis, vuole la Serie C. 1 minuto e 45 da giocare, attacca la portata delle basket, Mazzana, per Costantino, ancora Mazzana, Mazzana linea di fondo, scarico per Centofanti, fallo evidentissimo, sfiora
il gioco da tre punti, Giovanni Centofanti, 1:36 da giocare, saranno tiri liberi, due tiri liberi per Giovanni Centofanti. Secondo me è apertissimo, eh? Sì, partita apertissima, infatti sono solo 5 punti di vantaggio. Ora vediamo cosa farà Centofanti alla lunetta, ma da quando la gara è ripresa dopo questo cooling break, chiamiamolo così, la gara che si è un po' incattivita, e anche a discapito un po' dello spettacolo, anche perché al momento c'erano tanti errori sotto canestro, quindi la gara si è un po' bloccata. Centofanti realizza il primo. Quindi più sei botteghelle. Ora aspettiamo il secondo. Manca 1 minuto alla fine del terzo quarto. 1:36 per la certezza e lunetta Giovanni Centofanti, che fa? Che non prende nulla, se la rimessa a lato per Pollino, cambio botteghelle basket, fuori Giovanni Centofanti, dentro l'energia di Salvatore Motta. 1:36, ragazzi, io sono un tifoso di Rennes perché è veramente esaltante, ha riaperto la partita in chiave pazzesca, fa bene alla pallacanestro, che sta scrivendo il nostro amico Luca in fanpage. Tuttello la ruba per un attimo, ora per Zicari col palleggio, passi o fallo subito da Flavio Zicari, fallo di Santo Vazzana, deve essere il terzo o il quarto addirittura, vediamo. Terzo fallo per Santo Vazzana. Ricordiamo botteghelle basket in panchina a Giovanni Crupi, gravato di 4 falli. Proprio dopo il suo fallo c'è stato il blackout totale, la sospensione della partita per un 15 minuti circa, anche di meno, sbaglia il primo Zicari nel frattempo. 1:22 da giocare, 40-34. Il lunetta ancora una volta, Flavio Zicari, ma 1-2, 40-35, sono solamente 5 i punti da recuperare per il Pollino, attacca Botteghelle Basket, 1:15 adesso, al termine del terzo periodo, Ciccio Catanoso per Vazzana, Maurelli gliela ruba, bravissimo, l'ennesima magata di Maurelli, che giocatore, ma poi la gioventù, genio di sregolatezza, dopo una recuperata da sogno, sprega tutto passando il pallone lì dove batte il sole, nella panchina della botteghelle basket. 1:05 a giocare, 40-35. Urciarello per Catanoso, ancora per Costantino, ancora per Urciarello, ancora per Vazzana, scarico per Catanoso da 3. Non perdona il cinese in coma! Da 3 punti! Ciccio Catanoso, bomba fondamentale per l'asiatico! Dall'altra parte, Donato, bomba clamorosa per il veterano, il giocatore più anziano del campionato. Attacca e recupera! Urciarello fino in fondo con la mancina! 45-35, maxi break, botte delle basse, ultimi 20 secondi in questo terzo periodo. Urciarello e la sua difesa continua a incidere, la recupera ancora Gabriele, vai, Urciarello si immola, da 2, realizza! Urciarello è impazzito, 5 secondi a giocare, le mani per veloce ancora, e l'ha rubata ancora Urciarello, 47-35. Ok, la bomba di Ciccio Catanoso, ma che difesa pazzesca per un giovane come Gabriele Curciarello. Sì, anche se quello a Busan è stato un pochettino il playmaker del Pollino, che ha continuato a fare un po' di ball handling un attimino esagerato in un momento critico della partita, sicuramente in cui magari a discapito della bravura e dell'esperienza che sta accumulando, l'esperienza di Fitto, che secondo me ha qualche problema fisico, avrebbe garantito in questo momento al Pollino un attimino più di serenità. Ma ben venga appunto l'esperienza che sta accumulando anche il giovane del Pollino ora, a suo discapito e a discapito della sua squadra in questo momento. Allora, al termine del terzo quarto c'è stato il fallo di Urciarello su Maurelli, da 1-2. Ragazzi, qui è una bolt.
qui è una bolgia, nettamente. Allora, 47-36. Nel frattempo Umberto Scorta ci sta immortalando nelle stories. Umberto, vedi che noi abbiamo dei diritti di immagine da salvaguardare, quindi poi ti manderemo il conto a casa. Come la vedi? In questo momento più 11 botteghelle. Più 11 botteghelle, figlia di quindi un break. Un break firmato Curciarello, davvero, che ha fatto 4 punti in un amen con due rubate. Quindi alla fine abbiamo visto due tiri liberi per Pollino, di cui realizzato solo uno con un fallo teoricamente inutile, ma probabilmente non si sono accorti che mancavano 4 secondi, non ce ne siamo accorti nemmeno noi, figuratevi loro, perché davvero non si sente niente, quindi magari l'allenatore gliel'avrà pure detto, ma non si sarà sentito assolutamente niente. Quindi sono 11 punti di distacco, mancano ancora 10 minuti, può succedere assolutamente di tutto, anche perché ricordiamo che Botteghelle è praticamente senza gruppi, perché sicuramente coach D'Attola lo schiererà negli ultimi 5 minuti del quarto, appunto per la situazione falli. Pollino più che in partita, quindi gara ancora vivissima. Siamo pronti, chissà se saranno altre interruzioni causa sole in faccia. Quello che so è che mi dicono, cioè almeno una cinquantina di persone sono a palazzetto, che è tutto totalmente pieno, non c'è neanche uno spillo. Il signor Cinella dà fiducia a Filippo che ritorna in campo, l'uomo del giovane Maurelli, che qui è la morsa di Curciarello nella fase finale di terzo quarto, con quel quintetto del Pollino con Filippo Zicari, Rennis, Gazzineo e Borgesano. Attenzione alle sue triple dall'altra parte. Pasquale Motta e il suo cugino Salvatore Motta, Bazzana, Costantino, Curciarello e Ciccio Catanoso. Ritorna dunque in campo il capitano Filippo, l'anima e il cuore della progettualità pollinea, e vedremo un attimino cosa combinerà il capitano. Borgesano tiene in fondo, sbaglia il terzo tempo all'europea, la recupera Curciarello, poi un pasticcio, la palla la strappa sotto Bazzana, apertura per il suo amico Marco Costantino in diagonale per Ciccio Catanoso a campo aperto, stoppatone, dice no Luca Gazzineo, bellissimo il gesto atletico di Luca Gazzineo che spedisce il pallone vicino ai tifosi. 4:38 a giocare, attacca Botteghelle Basket. Botta per Bazzana, ribaltamento per Marco Costantino, parte il palleggio Marco, c'è un contatto ancora per Catanoso, ribaltamento per Bazzana, ancora in diagonale per Catanoso, ancora per Costantino, la casa sua, il tabellone non va, rimbalzo, svetta il totem, Luca Gazzineo, chissà quando rivedremo in campo l'atletismo di Giovanni Crupi. Attacca Filippo, il primo pallone del quarto in attacco adesso per Castro Villari, Luca Gazzineo, bello il passaggio illuminante per Rennis, stoppato a Motta, fallosamente c'erano due tiri liberi per Raffaele Rennis che proverà a capitalizzare. Ovviamente Raffaele Rennis resta a terra, nulla di grave per lui. Il Lunetta è il numero 14, Raffaele Rennis, sì, Raffaele ha subito una bruttissima colpo al polso, dovrebbe essere lussazione, credo. Tenta di non toccare proprio il pallone con la mano sinistra. Sì, ma l'ha specificato nell'intervista, ha detto guarda io sto male però voglio giocare, questo gli fa onore, la stessa cosa vale dall'altra parte per Giovanni Centofanti, che ha due costole più che rotto insomma. Ne ho parlato anche col coach Isidoro Silella nell'intervista post gara, è troppa la voglia di chiudere questo campionato, di provare a vincere, ma c'è una parte che dall'altra. Rennis in lunetta, segna il primo, solo Cotone per Raffaele Rennis, 10 punti per le due squadre, 47-37, il secchio battissimo. Vai al secondo, a rimbalzo c'è Ciccio Catanoso, può ripartire la formazione della Botteghelle Basket. Volta il slalom contro due, passi o fallo, che cos'è? Doppio palleggio sanzionato dall'arbitro Gianmarco Greco, 9 minuti 5 secondi da giocare. Rogolino passeggia davanti alla sua panchina perché vorrebbe ritornare in campo, a mio avviso conoscendolo
47-37, poco utilizzato dal gara 2 gara 3 Enrico Rogolino, 9 minuti e 1 da giocare, che discrepanza evidente col nostro di Rabellone. Attacca, la perde Zicari, si sgancia tutto Catanoso, Renni solo tallona, Catanoso per Marco Costantino in palleggio, Marco Rennis che mette pressione, fallo di Raffaele Rennis. Sinceramente me lo sarei risparmiato questo fischio. Vediamo che fallo è per Raffaele Rennis. Io ti ringrazio Francesco, chiaramente non conoscevo l'entità precisa l'infortunio di Raffaele, quindi ti ringrazio per la tua precisazione, sei stato davvero molto molto utile. Sta giocando con una frattura Raffaele Rennis e questo gli fa ancora più onore, e quindi standing ovation comunque vada per lui. Resto il tiro di Curcianello, non va, recupera Gazzineo, 8 e 29 da giocare, può ripartire proprio lui Raffaele Rennis. Sì, Francesco è veramente molto molto stanco, non so se anche lui ha qualche problemino. Rennis contro Curcianello, la recupera Cimino, ancora Rennis, si abbia fischiato niente, rimane a terra Cimino. Sa che questa partita sarà oggetto di continue visioni da parte dei responsabili arbitrali. Rimane a terra Francesco Cimino, che ha preso una botta alla caviglia. Nel frattempo c'è una diatriba tra i giocatori di Pollino e Castrovillari. 47-37, 8 e 16 da giocare. Dovrebbe essere pallone per il Pollino con 9 secondi da giocare, visto il non fischio da una parte e dall'altra. Cambio, ritornerà in campo Paolo Leonardi. Nel tempo Antonio Musolino sfodera di nuovo la sua arma tattica con la mazza magica. La mazza asciuga tutto, che potete trovare in tutti gli store cinesi di tutta Italia. 8 e 16 sul cronometro. Palla per il Pollino, tant'è che tutto il pubblico di Porteghelle protesta, perché probabilmente non aveva seguito l'evolversi del non fischio. Palla ai rossoneri, c'era stata la freccia fondamentalmente, quindi la palla vola nelle mani dei rossoneri, anche perché era già nelle mani dei ragazzi del Pollino. Coach, sinceramente, quando rimanderesti in campo Grupi con 4 falli sul groppone? Diciamo, poi ti faccio un'altra domanda. No, penso che stia gestendo anche il discorso punteggio, essendo più 10 può un attimino temporeggiare rispetto al ringresso in campo di Grupi. Dovessero avvicinarsi nelle prossime 2-3 azioni, probabilmente lo rimanderà in campo. Pazzesco, nel frattempo 5 secondi sulla rimessa, clamoroso al Boccioni. Non vedevo un fischio del genere da tanto tanto tempo. 5 secondi sulla rimessa. Forse l'ultima volta che l'ho visto giocavo propaganda o allievi, non me lo ricordo. Sono quei fischi revival come i 3 secondi che danno quel tocco di old school. Nel frattempo bello il gesto tra Gazzinello e Motta, che si danno il 5. 8 e 16 sul cronometro, si può ripartire. Salvatore Motta per Marco Costantino. Costantino per Catanoso, ora per Curcianello. Curcianello, ribaltamento per Costantino, imposto per Vazzana, il suo tiro dall'angolo lo sbaglia. Prova a immolarsi, palla in out, rimessa a portare le basta. L'ultimo tocco di Gazzineo che non è assolutamente d'accordo. 7 e 58 da giocare, ancora un cambio, esordio in questa sfida per Giuseppe Iazzolino con la canotta numero 22, si va a accomodare in panchina. Rennis, attacca a Porteghelle Basket, tanto Vazzana per Curcianello, ancora per Marco Costantino da 3, non va, poteva essere una tripla importantissima. Vazzana per Motta da 2, Motta spreca, palla in out, fa ancora rimessa Porteghelle, l'ultimo tocco dei rossoneri. Rimessa Porteghelle Basket,
Curciarello per Vazzana, c'è contatto con Gazzineo, Vazzana per Catanoso, finta, scarico per Costantino, il battimento complicato, Zicari, simbola Flavio, simbola il contropiede, fino in fondo, stoppato Curciarello fallosamente, saranno due tiri liberi per Flavio Zicari, ha provato la stoppata volante Curciarello. Sono sicuro che il nostro fotografo Fortuno Serano avrà immortalato il volo tra i due giovani di Belle Speranze. 7.33 a giocare, lunetta Flavio Zicari. Segna il primo. 47.38, quarto periodo. È lunga ragazzi, è lunga. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Francesco Catanoso, apertura per Santo Vazzana, non è sicuramente il playmaker di questa squadra. Ciccio Catanoso, passa la palla a Curciarello, ancora per Catanoso. Catanoso in palleggio, 7.20 a giocare, Motta per Santo Vazzana, capisce tutto Luca Gazzineo, penso molto bene Castro Villari che deve provare a riaprirla adesso. Tirpo per Gazzineo, finta, provando a Benzio, contatto di Gazzineo, sbaglia, rimbalzo Ciccio Catanoso che fa buona guardia, parte in palleggio, Catanoso contro tre avversari, fallo tecnico contro Luca Gazzineo, protesta a gran voce Luca Gazzineo che perde la testa. 6.57 da giocare, 47.38, saranno tiri e palla. In questi casi, dopo i falli tecnici, può succedere che o la squadra che sta tirando aumenta il vantaggio allunga, oppure che l'altra squadra si carica a molla e riesce a rimontare. Vedremo cosa accadrà. 48-38, 6.57 da giocare. Catanoso per Santo Vazzana. Costantino per Santo Vazzana, Rovolino, passa in palleggio. Nel frattempo pregherei tutti gli utenti, io capisco tutto, capisco il tifo, però caro amico che ha insultato la mamma di un giocatore, sappi che la mamma è morta di questo giocatore, quindi cortesemente prima di scrivere certe cose quantomeno informati, perdonami ma ritengo opportuna questa segnalazione e sappi che ovviamente sei stato bloccato. Palla in out. Palla in out, 6.42 a giocare, perché ragazzi, comunque vada sarà una bellissima finale, le due squadre si vogliono bene e stanno in scena una bellissima finale, quindi cercate quantomeno voi sulla pagina di fare le persone corrette per bene. Attacca Rovolino, per Giovanni Crupi, anzi per Vazzana, chiedo scusa, Crupi ancora in panchina, ormai mi sogno Crupi la notte, tira, Costantino non va, la recupera Luca Gazzineo. Ora per Francesco Filippo, 6.21 a giocare. Filippo fino in fondo, c'è il tiro, non va. Si immola Donato, c'è il fallo su Antonio Donato. Il bonus non è ancora alzato. Nel frattempo c'è i tifosi della bottega delle basi che non so cosa vogliono da me, mi salutano, mi salutano e io saluto loro. Si può ripartire. Filippo semigancio, non va, la recupera Iazzolino, se ci riesce, no, palla in out, palla in out, 6 minuti 3 secondi, il cronometro score inesorabile, ma a mio avviso non è ancora finita. Che ne pensi? Ci vuole che Gazzineo si metta a giocare perché altrimenti sarà complicato che il Pollino possa riprendere la partita, che essendo a punteggio basso
ha necessità un attimino di essere tenuta lì ancora per qualche minuto da parte del Botteghelle per poterla portare in porto. Gazzineo oggi anche lui un po' sottotono, sarà il caldo, sarà la stanchezza, sarà la pressione, magari ora esce il coniglio dal cilindro. Allora si può ripartire, tacca Costantino per Ciccio Catanoso, ancora per Bazzana. Fossi in Quazzilella rimanderei in campo Campilongo per dare un tocco di vitalità al tiro. Vai a Bazzana, la recupera Donato, 5.46 da giocare. Attacca il pollino, seguiamo la diretta. Filzi, Rennis, chiedo scusa, Rennis, c'è un contatto, c'è il fallo. Anche abbastanza evidente il rogolino. Solo un appunto, se Gazzinelli è sottotono perché comunque la Botteghelle ha applicato una difesa buonissima alternando prima Gruppi, adesso Mazzana che si sta sacrificando benissimo contro di lui nonostante la diversità di stazza fisica, per cui Gazzinelli è sottotono ma anche e soprattutto per merito del Botteghelle. 5.37 da giocare, alla rimessa Giuseppe Iazzolino. Dennis, Dennis in palleggio, sotto Rogolino, passaggio per Gazzineo, Gazzineo si gira, Iazzolino non sente di tirare, va dentro, tiro complicatissimo, incredibile canestro, Iazzolino è andato praticamente sotto il canestro e poi è tornato un po' indietro con la testa, clamoroso canestro di Iazzolino, si può ripartire, 48-40, è un canestro che potrebbe moralmente sbloccare la compagine ospite. Costantino a 3, Costantino 3, super bomba, 51-40 alla metà del quarto decisivo periodo. Rogolino mette pressione contro Filippo, c'è un fallo, il fallo di Marco Costantino. Quindi in questo momento Pollino col bonus, quindi ogni fischio, con ogni fischio il Pollino andrà in lunetta. Intanto torna Gruppi, infatti scoccati 5 minuti, torna in campo come abbiamo preventivato. Quindi anche per cercare di arginare Gazzineo che è sotto canestro è sempre un problema. Quindi torna in campo Gruppi che ricordiamo che con un fischio sarà ufficialmente fuori dalla partita. Quindi in questo momento Firpo in lunetta per due tiri liberi. In lunetta. Vai a Firpo. Vai, è il primo filtro. 4.55 da giocare. 51.40. Filtro ancora in lunetta. Realizza. 51.41. Nel frattempo è rientrato Giovanni Gruppi per la gioia di supporters della Botteghelle Basket. Vorrebbe fare un attacco filtro. Che frana al suolo. 4.46 da giocare. Gruppi. Finta. Scarico per Salvatore Motta. Motta, giro. Forse un passo in più. Gli arbitri non fischiano più, forse passo zero, Rogolino, ancora per Motta, scarico per Catanoso, Catanoso, prova adesso il tiro, non va. Gruppi svetta, ma non riesce a tenerla in campo, si molla Gazzineo, anche Gruppi, palla fuori. Cosa è successo? Si è fatto male Giovanni Gruppi, probabilmente alla caviglia. Probabilmente sì. Palazzetto che realmente non è pronto per una partita del genere, c'è poco da dire. Antonio Donato va a abbracciare l'avversario, sono queste le scene che vorremmo vedere in questi impianti. 4.28 da giocare, 51-41. Sul cronometro, è lunga ragazzi. 10 però sono i punti di vantaggio per i bianco-blu. Pronto un cambio, si riaccomoda in panchina Giovanni Gruppi, ritorna in campo Marco Costantino. Ancora fallo tecnico. Filippo Gazzineo. Se l'ha fischiata a Gazzineo è espulso. Sì. Adesso Davide Campilongo parla con gli arbitri, arrabbiatissimo Luca Gazzineo, che
parla a distanza con l'arbitro, dovrebbe essere quinto fallo per Luca Mazzineo, sì, dovrebbe essere fallo tecnico per lui e deve addirittura abbandonare il campo di gioco Luca Mazzineo. Si arrabbia tantissimo Luca Mazzineo. E dunque questa finale perde anzitempo il giocatore più rappresentativo del campionato. 4:28 a giocare. Adesso Castrovillari deve raggruppare tutte le forze mentali che ha a disposizione per giocarla contro tutti e contro tutto. 51-41, 4:28 da giocare. Momenti di pausa assoluta ancora. Vedremo quando riprenderà la partita. Salutiamo tutti gli sportivi che in collegamento ancora questa sera, numerosissime, è stata una cavalcata chilometrica questa qui, insomma, delle fin dal quarto finale di finale della Serie D. Alessio, adesso è pesantissimo, adesso bisogna trovare energie mentali alternative. Energie mentali si trovano durante i quarti, agli ultimi 4 minuti l'energia mentale è difficile da trovare. Quale può essere l'arma per rimontare questi 10 punti? Un pizzico di cuore, penso ai ragazzi che hanno un po' più di fiato, perché gli altri che sono in campo un po' acciaccati, tra Raffaele, Francesco, un Maurelli che potrebbe ritornare in campo. Io ringrazio Alessio, lo so che non è un momento facile in questo momento per il suo pollino, per lui che ci tiene tantissimo alla causa dei rossoneri, e si ripartirà con i tiri liberi per la Bottega delle Basket. Se non ricordo male, vi ricordiamo che noi non andremo in vacanza, ritorneremo in diretta per le finals di Serie D. 4:28, qui non è ancora finita assolutamente, 51-41. Nel frattempo si fa sentire il pubblico di Fede Bottega delle Basket. A fine partita analizzeremo anche il fattore sole in faccia, anche perché la gara era stata sospesa in un primo momento e poi è ricominciata con il sole che fondamentalmente è rimasto lo stesso. Forse adesso si è un po' affievolito e quello potrebbe essere l'argomentazione extra, il contorno della cronaca sportiva di questa partita. 4:28 da giocare. Il lunetta Ciccio Catanoso, 52-41. Ancora Ciccio Lunetta, sbaglia il secondo. 4:28 da giocare, più 11. Mai dire mai, gare come Bottega e Spingi, ad esempio, ci hanno dimostrato quanto possono essere imprevedibili le gare di Serie D. Questa è la finale, questo è l'atto finale di questo campionato. Attacca Francesco Catanoso contro Remis. Santo Vazzana, ancora Catanoso. Catanoso in palleggio, prova ad andare dentro. Carico per Motta, 3 secondi, Motta non se ne accorge. Prova il buzzer beater, Marco Costantino non balla, recupera il capitano Filippo. Può spingere con la collaborazione di Remis. Tutta la tripla, non avere Iazzolino, tiene in fondo, scarico negativo, la recupera Salvatore Motta che fa tutto il campo, poi si ferma e poi passa il pallone a Rogolino. Ci sarebbe Marco Costantino, eccolo, ballo a tutto il tiro, tutta la vita di Remis. Costantino realizza e la gara si avvia verso il punto di Nicola. Si per Canestro di Marco Costantino, ballo antisportivo contro Remis. Qui si abbracciano Santo Vazzano e Rogolino, c'è il time out chiamato dal coach di Geno D'Accia, che è scusa sportivamente Raffaele Remis. Marco Costantino accetta le scuse, anche qui c'è l'abbraccio. 3 minuti e 55 da giocare. Siamo vicinissimi ai titoli di coda. La Bottega delle Basket intravede la vittoria del campionato. In 3 minuti e 55 coach Isidoro Cilella, dopo questo time out, deve inventarsi
realmente un capolavoro cestistico. Sarà complicatissimo risorgere. I punti di vantaggio sono 13 più tiri liberi. Sì, sono 13 punti di svantaggio senza Gazzineo, quindi davvero in questo momento serve un'impresa, anche perché i nervi ormai sono saltati. Stiamo vedendo antisportivi, tecnici, anche se la gara, anche se le due squadre comunque sembrano rispettarsi, quindi va bene così. Però i punti sono davvero tanti, arrivati a 3 minuti dalla fine, senza l'uomo più rappresentativo della squadra, quindi serve davvero davvero un'impresa. Botteghelle in questo momento ha in mano il suo destino, vede il traguardo davvero vicinissimo, anche perché ora c'è Costantino che può portare addirittura sul più 3, ora sono sul più 3, ci sono altri tiri liberi di cui sbaglia il primo, ne ha altri due, quindi Botteghelle, quindi era solo antisportivo, non era sul tiro, quindi era solo un tiro libero. Sì. 54-41, 3 minuti e 55. Azzana per Ciccio Catano contro Rennis. Provolino per Marco Costantino, si in fondo. Realizzano due punti, Marco Costantino. Botteghelle Basket non perdona. 3.39 da giocare. Pippo per Iazzolino da due punti, segna ancora Iazzolino. 56-43, difesa presa a tutto campo per i ragazzi di Isidoro Cilella. Costantino per Santo Vazzana, ora per Rogolino, ancora per Ciccio Catanoso. 3 minuti e 16 da giocare. Ciccio Catanoso in palleggio, c'è il contatto con Leonardi che commette fallo. 3 minuti e 10. Saranno due tiri liberi per il classe 1979, Francesco Catanoso. Segna il primo. 57-43. Realizza ancora, 58-43. 3 minuti e 8 secondi da giocare. 15 punti di vantaggio posto dalle parti. Un pochino in fondo c'è un contatto, un fallo di Enrico Rogolino. 3 minuti e 4 da giocare al termine della sfida. In lunetta Francesco Filippo. Top assolutamente il capitano del Pollino. 58-43. Il controllo è l'unico. Realizza 59-43. 3 minuti e 4 secondi da giocare. Rogolino per Ciccio Catanoso, ancora per Marco Costantino. Si palleggi per Marco Costantino, fino in fondo scarico per Santo Vazzana, contatto con Leonardi, semigancio, vai a Vazzana ancora, vai ancora, tira ancora e poi segna Santo Vazzana. 61-43, 2 minuti e 37 a giocare, Filippo in palleggio, tocca col piede Salvatore Motta. Ci abbiamo nel suo titoli di coda del campionato. Doppio cambio Castrovillari contro Borgesano e Zicari. Alla rimessa Iazzolino. Ora per Filippo. Per Iazzolino ancora la 2, non va, da fine non va, Iazzolino ancora. De Paolo per Borgesano. Borgesano prova la penetrazione. Ora il 2 a 3. Non va ancora, la palla si innalza del Chenault. 2 minuti e 15, 15 punti, 15 secondi di discrepanza col nostro tabellone. Alla battuta Marco Costantino passa il pallone a Salvatore Motta. 61-44 il punteggio esatto. Filippo da 3 non va, c'è il fallo subito a Iazzolino.
2 minuti e 5 secondi. Cambi, ritorna in campo Maurelli, per coach Isidoro Silella. Fuori Filippo. Saranno due tiri liberi per Giuseppe Azzolino, la canotta numero 22. 60-44. Segna il primo. 60-45. È il quinto punto in sequenza per Giuseppe Azzolino. Realizza anche il secondo. 60-46. Chiama la distanza l'arbitro Vazzana, passa la palla a Costantino. Ancora per Rogolino, 2 minuti e 2 secondi da giocare, Rogolino tutto il campo, ancora per Motta, 1.57 adesso. Costantino. Costantino in palleggio. Costantino passa la palla a Catanoso. Ancora per Rogolino da 3. Non va. A rimbalzo c'è Flavio Zicari, apertura per Maurelli. Maurelli contro Motta, c'è il fallo di Salvatore Motta. 1 minuto e 41 da giocare. Nel frattempo Gazzineo si è affacciato dalla porta e, conoscendo gli arbitri, tra qualche istante gli diranno che non può stare lì, perché non è la prima volta che lo fanno, quindi c'era un altro po' di polemica. In lunetta vola Maurelli. Tiro libero per Maurelli, realizza il secondo. 60-47, 1 minuto e 41 a giocare, ripartiti. Catanoso gioca col cronometro della bottiglia delle basket, a un passo dalla vittoria del campionato. Costantino per Giovanni Crupi, Crupi per Marco Costantino, ancora per Catanoso, Zicari la sporca, palla in out, 1 minuto e 28 a giocare. Questo qui è l'intramontabile Ciccio Catanoso, da una vita sui rettangoli di mezza Calabria, giocato anche in Sicilia, ha vinto con la Basket School la Serie D qualche annetto fa. 1 minuto e 28 prima dei titoli di coda. Chester che è pronta, ha portato pure fazzolettini bianchi modello Valencia per sventolarli. 60-47. Crupi, piede perno. Borgesano difende molto molto bene e la recupera. 1 minuto e 22 a giocare. Costruito da Castovillari, Zicari fino in fondo, da due punti Flavio Zicari. 60-49. Può ripartire Bottega le Basket. Ciccio Catanoso per Santovazzana, 1 minuto e 9 secondi a giocare. Costantino, c'è Rogolino, voleva la palla, servito. Lo metti a due punti, lo sbaglia, Crupi si immola, tapina e canestro. Il Giovanni Crupi, sarà spettacolare per lui. 62-49, ultimo giro di lancette, Iazzolino, ci mette una mano Costantino, con la collaborazione di Catanoso, è fatta ragazzi, il successo è bianco-blu. La Botteghelle Basket ottiene la promozione in Serie C Silver, con la speranza che ci possano essere le condizioni economiche, strutturali, per volare al piano di sopra. Il Pollino potrebbe ottenere la stessa promozione nel girone campano, questo lo scopriremo per qualche settimana. Ovviamente la formazione del Pollino esce a testa altissima da questo campionato, ha lanciato giovani interessantissimi come Zicari e Maurelli e merita soltanto applausi. Il titolo invece vola nelle mani della Botteghelle Basket, che può fare festa. Come direbbe qualcuno, finisce così. E la vittoria è dedicata ovviamente a Pasquale Vazzana, all'imperatore che si è abbandonato qualche mesetto fa ormai, anzi quasi un mese fa. E il successo tutto per Pasquale, che da lassù, lui, un grande tifoso di Botteghelle Basket, sarà esultante. L'invasione di campo bianco-blu, il titolo di Calabria è tutto per la Botteghelle Basket, che fa festa. I campioni della Calabria sono loro, la Botteghelle Basket dell'eroico presidente Antonio Musolino, l'ultimo a mollare, l'unico presidente rimasto in auge dopo il terremoto dei parametri. È la vittoria di Pasquale. C'è stato ovviamente abbraccia Francesca, sono momenti bellissimi. Come detto, onore al Castrovillari, avversaria straordinaria,
che può andare fiera del cammino. Io ringrazio Luigi al commento tecnico, grazie mille. Grazie a te Giovanni, è stata una partita bellissima, complimenti a Botteghelle. Qui sono Maurizio Campagna e ora Marcello Musitano, che sono tifosissimi del Castrovillari, con dei volti realmente cupi, vere anime del Castrovillari, anche Enrico Rovolino, super festante. E il successo della Botteghelle Basket, io, se mi permettete, dedico anche tutta questa serie di dirette a questo signore qui, che dall'alto veglia su di noi e ci avrà sicuramente salvaguardato anche la wifi. Di tutto il resto, delle polemiche, degli occhiali da sole, dei sol sole, insomma, ne parleremo successivamente. Il risultato del campo è 64-41. Col post gara, con le interviste, con le gallerie, ci riaggiorniamo sulle pagine di Reggio Canestro. Alla prossima e grazie mille.